5:10. Quindi credo sia giusto iniziare. La scelta di organizzare questo dibattito è venuta del CRS per la convinzione che i sindacati dei lavoratori in generale e la CGIL in particolare sono le organizzazioni che più hanno da perdere da un ritorno alla normalità che sembra voler riprendere come prima, anche se è un riprendere come prima che è pura apparenza, oltretutto perché non si può. Infatti, sia che la si chiami endemia, sperando di tranquillizzare, sia che si usi il termine più adeguato di sindemia, il significato ultimo è che il coronavirus, la pandemia, rimane con noi, insieme alla crisi ecologica sempre maggiore, alla crisi economica e sociale. Non solo, la crisi economica si sta aggravando con il traino del costo energetico e dell'inflazione. C'è una ripresa impressionante della corsa agli armamenti, i fondi aggiuntivi delle nazioni occidentali e della Cina per gli armamenti superano largamente quelli impegnati sul fronte ambientale. L'evidenza e forse la speranza, vista la crisi dell'Ucraina, è di trovarsi di nuovo in una guerra fredda. Solo rimettere al centro un diverso modello di sviluppo sembra la via percorribile. Parlare come fa la CGIL di centralità del lavoro è giusto, ma come farlo, visto che questo ritorno alla normalità sembra proprio partire dalla negazione di questo principio. Ed il boicottaggio allo sciopero nazionale delle assise della CGIL di questi giorni ne sono la prova ulteriore. Per avviare il dibattito vi porgo alcune domande che peraltro avete già ricevuto, ferma restando ovviamente la vostra libertà di selezionare i temi per l'intervento. La prima domanda è: come si colloca l'Assemblea nel percorso che porterà quest'anno anche al Congresso, che la CGIL sta sviluppando da tempo al suo interno, sull'urgenza di adeguare la forma della sua organizzazione alla complessità e alla rapidità inedita delle trasformazioni del lavoro e della società? Quale possibilità di ricostruire un fronte di lotte che non sia solo la resistenza, certo necessaria, alle crisi aziendali e alla riduzione dei salari? Terzo, è necessaria la ricostruzione della partecipazione sociale in un quadro di evidente debolezza dell'azione politica. Una possibile strada è quella relazione tra la CGIL e le associazioni sociali, tematiche e culturali che rappresentano la ricchezza della società italiana. Strada costruita insieme con convinzione e con metodo a livello nazionale. Ma come farla diventare un'occasione che attraversi l'intera organizzazione e quindi si diffonda sui territori? Come avevo già detto, passo quindi immediatamente la parola a Michele Azzola, che cominciando per A è ovviamente il primo a intervenire. Michele, se ci sei, ti blocchiamo il microfono. Grazie Carmelo, grazie al CRS. Sembra di essere tornati a scuola, essere il primo dell'elenco, come dire, era motivo di terrore perché si fermavano sempre lì col dito. Allora, intanto grazie del dibattito. Il tema è rilevantissimo perché è evidente che questo paese ha avuto con la pandemia un'accelerazione di problemi che erano già tutti esistenti, cioè la pandemia non è che ha scombussolato il nostro paese, ha aggravato le situazioni che erano già in essere, la precarietà, la povertà, l'emarginazione, un ascensore sociale bloccato, l'impossibilità, come dire, di ragionare di merito, erano problemi che il nostro paese coltivava da anni. La pandemia ha funzionato da acceleratore di questi processi che sono esplosi e sono esplosi in tutta la loro rilevanza. Come l'assemblea organizzativa della CGIL si colloca in questo contesto? Perché credo che ormai sia innegabile
e tutto il gruppo dirigente se ne rende conto che la CGIL deve cambiare per rappresentare al meglio il nuovo mondo del lavoro. Il mondo del lavoro in questi 20 anni è cambiato, sono cambiate le regole di accesso al mondo del lavoro, sono cambiate le modalità con cui i giovani vengono selezionati nel posto nel mondo del lavoro. Il sindacato ha fatto fatica ad adeguarsi a questi cambiamenti che sono stati molto molto repentini. Ci sono alcuni dati che, su cui ormai l'analisi nostra è anche avanzata, sul fatto di quanti pochi giovani riusciamo a iscrivere, che sono conseguenza del fatto che pochi giovani entrano nel mondo del lavoro con le modalità che abbiamo conosciuto noi ai nostri tempi. Quella conferenza organizzazione è il tentativo di ragionare in maniera collettiva di come cambiare un'organizzazione enorme come la CGIL per provare a affrontare meglio le sfide che la società ci offre e come ridiventare quel soggetto in grado di fungere da agitatore sociale per promuovere delle soluzioni che migliorino la vita delle persone, non solo dei lavoratori, perché la CGIL ha sempre avuto l'ambizione di immaginare di cambiare la qualità della vita delle persone. Io, come dico sempre, un lavoratore è lavoratore 8 ore al giorno, 7 ore al giorno, poi è cittadino le altre 16 di ore al giorno, e quando fa il cittadino paga le conseguenze di una sanità che non funziona, di un trasporto pubblico locale che è inadeguato, paga la confusione, come dire, della scuola che è in sofferenza, poi ne parlerà credo adeguatamente Francesco. Cioè, noi dobbiamo provare a riacquisire quell'ambizione di essere un soggetto che promuove un miglioramento sociale nel suo complesso, e credo che l'assemblea organizzativa che stiamo provando a portare a termine sia porsi queste domande: come cambiamo la nostra organizzazione per ritornare a essere quel soggetto che ha dato nel passato tante speranze a milioni di persone che vedevano in quel soggetto, in quel quadrato rosso, il soggetto in grado di migliorare le loro condizioni di lavoro. L'ho fatto in una commemorazione di Lama. Lama diceva che immaginare un sindacato che non rappresenta i disoccupati è come immaginare un sindacato non unitario, perché i disoccupati sono parte integrante della vita del sindacato. E aveva ragione, perché se noi non partiamo dal come offriamo le condizioni di lavoro alle persone e come accompagniamo le persone durante tutta la loro vita sociale, come dire, il ruolo confederale stesso di un'organizzazione sindacale viene messo in discussione. Ed è questa la scommessa che dobbiamo fare: come riusciamo a ridiventare quel soggetto che è in grado di agire con due motori: da un lato la tutela verticale che offre la categoria sul posto del lavoro, sulle prospettive di carriera, sulle prospettive economiche che con il contratto siamo in grado di dare, ma dall'altro anche avere il secondo motore confederale che guarda al cittadino lavoratore nel suo insieme, guardando a quel benessere economico e sociale che dovremmo provare a rilanciare. È una scommessa complicata, sì, perché 20 anni di politiche neoliberiste che hanno frammentato il mondo del lavoro e indebolito molto il ruolo confederale della nostra organizzazione pesano, ma è anche la scommessa che abbiamo di fronte, perché credo che ormai sia innegabile più che la CGIL sia rimasto l'unica forma di rappresentanza sociale che ha i piedi piantati nel territorio, che è presente, che parla con i delegati, che parla con i lavoratori, che ha un rapporto concreto con un territorio che vive quotidianamente. Se guardo a tutte le rappresentanze sociali e politiche in questo paese, devo dire che trovo pochi parallelismi con quello che riesce ancora a fare oggi la CGIL. È possibile, dici tu, ricostruire un fronte di lotta che non sia solo la resistenza? Non solo è possibile, è necessario, perché se non siamo in grado di fare quel salto, il fronte di lotta della resistenza ci sta consegnando una rappresentanza del mondo del lavoro che è sempre più piccola, più debole e più impoverita. Noi non siamo riusciti a fare un fronte di lotta sociale in questi anni che ponesse al termine della condizione generale delle persone, e la resistenza all'interno delle aziende ci ha visto sempre più deboli, sempre più piccoli, con sempre maggiori fasce di lavoratori
attori che sono esclusi dalla rappresentanza della CGIL perché non li intrecciamo, non riusciamo ad avvicinarli, e con i posti di lavoro presidiati che sono per assurdo sempre più piccoli e sempre più difficili da difendere. Continuo a dire, sempre per parlare di dati, che noi abbiamo delta di personale a tempo indeterminato che si dimette o cessa l'attività lavorativa, sostituito da personale precario che fa fatica ad avvicinarsi alla condizione del sindacato, perché se si avvicinasse alla condizione del sindacato, il rischio concreto che si determinerebbe è quello di non essere richiamato dall'azienda, perché le poche tutele che sono in campo ormai hanno creato questa condizione. Possiamo farlo? Sì, no, noi dobbiamo farlo. Io credo che noi dobbiamo diventare quel soggetto che è in grado di infondere nella società l'idea stessa di cambiamento. Dobbiamo essere noi ad auspicare le riforme, e dobbiamo essere noi quelli che rivendicano riforme che vanno nella direzione di riconsegnare dei diritti alle persone. Riparlare di lavoro a tempo indeterminato non deve essere una bestemmia, un orpello del passato. Il lavoro a tempo indeterminato è quella condizione che libera la persona, che gli dà agibilità politica, che gli dà agibilità sociale, che lo mette in condizione di potersi andare in banca e indebitare, che lo mette in condizione di fare un contratto d'affitto. C'è stato un periodo che sembrava, e ve lo ricordate tutti, no? Nei media, al dibattito, basta il lavoro a tempo indeterminato, la gente deve abituarsi a cambiare 5, 6, 10 lavori. Ce lo spiegavano tutte quelle persone che i lavori non li cambiano mai, che sono lì ben retribuiti, stabili e che non vengono messi in discussione. Noi abbiamo bisogno di ricreare quell'aspettativa per cui si possa sapere che questo paese si può cambiare in profondità. Per farlo bisogna provare a mettere in piedi delle lotte sociali che siano più ampie delle lotte di resistenza. Lo sciopero che abbiamo fatto a dicembre, con quella difficoltà che raccontavi tu, ne vedo anche i punti di merito. Dopo quello sciopero finalmente si è potuto iniziare a criticare il Presidente del Consiglio, sino ad ora intoccabile. Quello sciopero ha aperto l'idea che anche Draghi è criticabile, che se anche su quel governo, dei migliori, come è stato citato, si possa in qualche modo agire politicamente per misurare quelle che sono le condizioni a distanza. Poi fai un tema che è il tema interessante. Possiamo usare le tante associazioni con cui siamo in contatto, associazioni di scopo, comitati di quartiere, la tanta intelligenza che si muove nella società in maniera separata per allargare il fronte della protesta? Sì, è necessario. Ci stiamo provando da tanto tempo a Roma e nel Lazio. Abbiamo in piedi una rete molto attiva che ha provato a fare resistenza anche sugli episodi di fascismo che abbiamo avuto e che ha provato in qualche modo a difendere la città. Però noi non dobbiamo stare attenti a non commettere un errore. Se vogliamo fare un'alleanza con le associazioni, noi dobbiamo immaginare che la CGIL e tutti i suoi delegati si spendano su questo fronte, perché se facessimo l'errore di immaginare che ci sono le categorie che si occupano del rapporto di lavoro e tengono i delegati in quell'ambito e la sola CGIL che invece si occupa di come organizzare un movimento che prova a rivendicare un risultato sociale più importante e non unissimo questi due mari, noi faremmo l'errore di perdere il grande potenziale che ha la CGIL. Una volta essere delegato della CGIL voleva dire occuparsi del proprio posto di lavoro, ma voleva dire partecipare a discussioni su come doveva essere organizzato il trasporto pubblico locale, su dove si andavano a mettere le palline degli autobus, su come doveva funzionare un ospedale, su che opportunità di lavoro si poteva creare su quel territorio. Ecco, noi dobbiamo riabituare i nostri delegati ad avere l'idea del doppio motore, un motore che è la contrattazione sul posto di lavoro, che non possiamo tralasciare perché è l'elemento fondamentale per l'attività di un sindacato, cioè categorie che riescono a tutelare i lavoratori, che gli fanno un rinnovo contrattuale, che ne migliorano le condizioni, ma poi anche un lato generale in cui ci interessiamo della società. È la prima grande battaglia che io credo dobbiamo mettere in campo per provare a risalire una china da cui siamo discesi, è la battaglia contro la precarietà, che è una battaglia che solo se mettiamo in campo una CGIL nella sua interezza, le categorie, la confederazione, e diamo la netta impressione ai lavoratori, ai giovani, alle donne che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi, che facciamo sul serio, può acquisire tanti adepti. Noi abbiamo bisogno, da un lato di rivendicare col governo
nuove leggi che cambino quello stato di precarietà. E di questi giorni la notizia dell'accordo spagnolo che prova a invertire quel trend che negli ultimi 20 anni si era realizzato risalendo una china. Abbiamo bisogno di litigare con le forze datoriali per dire che dobbiamo tornare a una precarietà governata, non a una precarietà selvaggia. Noi dobbiamo, come dire, liberare un paese in cui il lavoratore precario, un lavoratore che ha paura di denunciare le condizioni in cui opera, perché sa che se denuncia rischia che il suo rapporto di lavoro termina perché l'azienda non lo richiama. Abbiamo bisogno di categorie che inizino nella contrattazione collettiva a ragionare della precarietà, di come rigoverno fenomeni come il part-time involontario, l'utilizzo dei contratti a termine, la somministrazione, in un'azione che sia coinvolgente per tutta l'organizzazione, perché solo così daremo l'impressione che facciamo sul serio. Noi non possiamo più agire per singoli spezzettoni o per slogan, ma dobbiamo mettere in campo una politica di lunga durata che dia chiara l'impressione di come la CGIL punti a cambiare la condizione sociale di questo paese. Io credo che non solo queste siano le cose che dobbiamo fare, credo che siano le cose che dobbiamo fare, perché ricordo a tutti che la CGIL nasce con un'idea di emancipazione e libertà dei lavoratori che vivevano in una condizione difficile. Credo che questa cosa è quella che dobbiamo provare a rimprimere nella testa delle persone per aggregarle intorno a noi e insieme alla società civile rivendicare un paese più giusto di quello che abbiamo oggi. Grazie Michele. Nel dare la parola a Massimo Bonini mi scuso con te e con tutti quelli che verranno dopo per la costrizione temporale in cui vi ho messo, ma è un po' legato alla necessità di governare il dibattito e di far parlare tutti e forse anche di riuscire a fare qualche domanda. Massimo, se ci sei, ti diamo la parola. Ci sono, grazie. Grazie intanto dell'invito, questa possibilità di poter ragionare proprio alla vigilia dell'assemblea organizzativa, io credo anche con domande interessanti, articolate, non semplici da svolgere così, insomma, in poco tempo, in pochi minuti. Io intanto vorrei partire dal fatto che è un'assemblea organizzativa che si è posta un obiettivo importante. Io credo che sia uno degli elementi che vadano e che si debbano valorizzare, cioè il primo tentativo, possiamo chiamare anche embrionale, di far partecipare il più largo campo possibile delle compagne e dei compagni dell'organizzazione, della CGIL. È un obiettivo non di poco conto, io credo, perché è uno di quei temi, la partecipazione, che abbiamo messo sotto osservazione negli anni passati, perché era un tema che non solo si connetteva con un'esigenza che noi abbiamo sempre colto nei luoghi di lavoro, cioè come le nostre rappresentanze sindacali possono partecipare alle scelte organizzative o addirittura anche le scelte di investimento dentro le aziende, ma è un'esigenza che abbiamo colto più volte anche nella società, nel dibattito politico. Allora, il tema della partecipazione io credo che sia uno dei temi centrali. Parlavo di tentativo embrionale perché è un primo tentativo. Ogni struttura, ogni categoria, ogni camera del lavoro o struttura regionale nazionale ha provato a cimentarsi. Che cosa vuol dire allargare la partecipazione a questa discussione di questa assemblea organizzativa? Ognuno ha trovato sicuramente la sua modalità. Noi a Milano non abbiamo escluso nessuno, per esempio, dal provare a proporre una sua idea di organizzazione, provare a rispondere alle sollecitazioni che sono arrivate dal documento che è stato redatto dalla Segreteria Nazionale. È un esercizio articolato, complesso, che però credo che possa ritornare utile anche e proprio in una fase come questa. Sottolineo ancora il tema della partecipazione perché io credo che anche all'interno di un'assemblea organizzativa si debbano provare a fare anche dei ragionamenti politici. L'assemblea organizzativa prova a darsi una forma rispetto agli obiettivi che la nostra organizzazione si è data e diciamo che non possiamo girarci dall'altra parte rispetto al fatto che nelle ultime tornate
di elezioni politiche, il tema dell'astensione, il partito dell'astensione, è sempre un partito che aumenta, diciamo così, i propri voti. E io credo che il sindacato si debba interrogare di questa cosa, e credo che questo abbia a che fare sia con la forma dell'organizzazione, sia anche con la capacità di mettere in campo livelli partecipativi. E diciamocela tutta, visto che la platea me lo consente di poter fare un ragionamento di questo tipo, la nostra attrattività rispetto alla capacità di coinvolgimento, di mettere in relazione le discussioni con le decisioni, far capire e comprendere come quelle decisioni poi si fanno, si compiono e si mettono in pratica, beh, direi che è esattamente l'opposto dell'attrattività, soprattutto se mi riferisco alle nuove generazioni. Noi funzioniamo con degli ottimi meccanismi, come io dico sempre, non scritti, che sono al di fuori delle regole, diciamo così, statutarie e quant'altro, che però sono di assoluta incomprensibilità per chi si avvicina le prime volte alle discussioni della nostra organizzazione. E questo è un tema. Io ho fatto un po' di esperienza in Filcams, c'è anche Sesena, abbiamo avuto a che fare con tante situazioni dove ti devi misurare in campo aperto, fuori dagli schemi tradizionali, fuori dalle aziende tradizionali, fuori dalle abitudini tradizionali, il tema è sempre quello. Ma io che ci vengo a fare se poi non capisco come posso contribuire e soprattutto non capisco i percorsi decisionali all'interno dell'organizzazione? E anche qua, se posso dirla tutta, la cattiva abitudine del gruppo dirigente dell'organizzazione a mettere un freno alle libertà nel dibattito è una cosa che qua io anche personalmente trovo difficile da digerire. Io penso che una qualsiasi organizzazione come la nostra, che si misura, come ho colto dalle domande, con le trasformazioni, con i cambiamenti, con la velocità dei cambiamenti, se non mette in campo una libertà di espressione libera, che mette in condizione i gruppi dirigenti che poi devono decidere di farsi un'idea, ecco, io credo che è uno scoglio che faremo fatica a superare. È un'epoca feroce. Di fronte alle nostre difficoltà, proprio nell'organizzare le discussioni, credo che noi rischiamo di metterci a fare un po' di filosofia, se è giusto o sbagliato, se nella storia dobbiamo oggi essere più o meno sintetici. Purtroppo il tema è qual è il livello e la capacità di partecipazione che noi siamo in grado di mettere in campo. Ecco, qui ho provato a dare almeno una risposta sul tema della partecipazione, che io davvero trovo assolutamente centrale nell'epoca che stiamo vivendo. Poi, visto che i minuti ormai stanno scadendo, non voglio rubare tempo alle altre compagne e compagni che interverranno, ci sono ovviamente tante cose. Io credo che anche il ragionamento, la sintetizzo, che tu ponevi sul tema delle alleanze sociali, è un tema che va posto, secondo me, in maniera, diciamo così, attualizzata, e che non può dimenticare quello che deve essere il nostro rapporto, non solo con, in un'ottica di costruzione di alleanze sociali con altri soggetti sociali, ma anche del nostro nuovo e diverso rapporto con la politica. Io non ho risposte, però ho una domanda che mi pongo in questa epoca. Come noi proviamo a cambiare il quadro di riferimento delle normative che noi vogliamo cambiare e contrastare con gli obiettivi che abbiamo messo in campo? Cioè la larga rappresentanza, una maggiore stabilità nel mondo del lavoro, un nuovo mondo del lavoro con politiche attive e formazione che accompagnano l'epoca delle transizioni, sintetizzo all'osso, se non riusciamo a costruire anche quelle alleanze che provano a cambiare il quadro, diciamo così, della costruzione delle normative a favore del mondo del lavoro. Come la nostra organizzazione tende a costruire anche quelle alleanze dentro quei luoghi come il Parlamento, che di fatto fanno le normative. Vogliamo prendere anche le regioni, che sono un pezzo importante, bene anche in quei luoghi. Noi non possiamo, credo, limitarci a criticare questo e quello, fare anche il nostro mestiere di sindacalisti, anche utilizzando le piazze, come abbiamo ben fatto a metà dicembre, se però poi il quadro rimane immutato e noi
ci releghiamo a, diciamo così, un soggetto che si limita alla protesta e fa fatica a costruire un quadro diverso. Per cambiare quel quadro qualcosa dobbiamo farlo. Nel passato abbiamo messo in campo la Carta dei diritti, anche quella cosa buona e giusta, però noi dobbiamo ricordarci che quando finirà questa legislatura quella partita anche lì si chiuderà definitivamente e noi dovremmo di fatto ricominciare da capo. Io sono d'accordo a riprendere in mano quella partita, quei temi, ma quel rapporto o comunque, diciamo così, un'osmosi di un gruppo dirigente anche dentro alcuni luoghi della politica che aiuti a veicolare quel riallaccio delle relazioni complicato, difficile. Siamo in un'epoca dove probabilmente la distanza è tra le maggiori della storia. Però quel lavoro va fatto, quella ricucitura va messa in campo, ci vorranno sicuramente tanto tempo, tanti sforzi, però credo che questo sia un altro tema, un altro interrogativo, forse più di natura congressuale che organizzativa, però diciamo così le due cose io le vedo assolutamente vicine e insieme. Finito. Grazie Massimo anche per il rispetto dei tempi. Ora toccherebbe a Rosanna Dettori, ma non è ancora riuscita a collegarsi, come ho detto all'inizio, e quindi pregherei Alessandro Gelovesi di prendere la parola. Sì, buonasera a tutti. Le tre domande che tu hai posto sono, come dire, appunto, dicevano bene Michele e Borini, sono tre domande da un congresso straordinario, quindi in 10 minuti mi permetterai di concentrarmi solo su alcuni parzialissimi aspetti. Io la dico così, noi dobbiamo riconquistare milioni di lavoratori e lavoratrici all'azione collettiva, contrattuale e vertenziale, perché non è in crisi solo la rappresentanza politica, ma è in crisi anche la rappresentanza sociale, se no non si spiegherebbe l'urgenza di questa discussione. E riconquistare milioni di lavoratrici e lavoratori non vuol dire però solo riconquistare, diciamo, il lavoro povero, che è importante, che è l'elemento in cui si scaricano le maggiori contraddizioni, ma riconquistare l'intero mondo del lavoro che è cambiato con anche professionalità alte, medio alte, magari disperse, come dire, cioè la trasformazione tecnologica ci impone, se vogliamo riconquistare milioni di lavoratrici, tanto in alto che quanto in basso, di tornare ad affrontare quei temi, dall'organizzazione del lavoro alla professionalità, le tutele dentro la filiera, ma io aggiungo anche un tema nuovo per la CGIL, le tutele nel mercato del lavoro, dal collocamento all'incontro domanda offerta, all'assistenza, alla formazione, che sono ovviamente anche terreni che, se vuoi, collocano l'esperienza confederale più verso il nord Europa che da altre parti. Perché, la dico con una battuta, perché la questione strategica è governare la rivoluzione tecnologica, ambientale, demografica e migratoria verso una maggiore giustizia sociale. Ma non giriamoci intorno, lo diceva bene Bonini, io sono molto d'accordo. L'idea di chiudere la rappresentanza sociale in una sorta di grande piattaforma, che pone già un primo tema delle alleanze sociali, dove collochiamo Cisle Will, perché nella tua terza domanda non c'è il riferimento a Cisle Will, ma per me è un tema non secondario se dobbiamo riconquistare quei milioni di lavoratori lungo tutta la produzione di valore, tanto in alto quanto in basso, e dobbiamo portare a una vertenza collettiva, a una stagione di partecipazione collettiva. Ma non ci giriamo intorno, non basta rafforzare la rappresentanza sociale per risolvere il problema del governo delle trasformazioni. Tradotto, la quarta domanda che tu non fai, Carmelo, è anche questo lavoro importante di ricostruzione, questo lavoro importante di emersione dei bisogni sociali e di protagonismo del sociale, poi con la rappresentanza politica o fa i conti o rischia di alimentare anche involontariamente fenomeni che nel range della nostra Costituzione non hanno ancora trovato collocazione. La nostra Costituzione ancora si regge sulle forze sociali e la rappresentanza parlamentare attraverso i partiti, con tutta la crisi dei partiti. E il tema vero è che se non ricostruiamo questa discussione per un fronte democratico, per un campo largo, per un nuovo partito della sinistra, adesso ognuno la declini come vuole, guardate, la rappresentanza sociale non è più in grado di acchiappare né in alto le multinazionali,
se non ha una dimensione istituzionale che forse che va oltre il confine nazionale, né in basso se pensiamo al fatto che il nostro è un capitalismo sempre più di partite IVA ed è sempre stato di piccole e piccolissime imprese. Io lo ricordo, il limite della discussione della conferenza d'organizzazione e della centralità del delegato, fondamentale, ma il 68% dei lavoratori sta in aziende sotto i 15, dove pure a volerlo fare, non lo puoi fare delegato, non lo puoi fare RSU, e il 76% delle poche assunzioni a tempo indeterminato, sempre sotto i 15, le aziende sotto i 15, cioè ormai il molecolare aziendale, deve porre anche un tema del molecolare sindacato e di come questi bisogni trovano una rappresentanza politica. Quindi io non vorrei che la scorciatoia di un'autonomia del sociale anche rafforzata, di una capacità di emersione dei bisogni, se non affronti quel tema là, non porta risultati a lungo periodo per i bisogni che noi rappresentiamo. La dico con una battuta: una sinistra senza lavoro non ha un'anima, ma una rappresentanza sociale senza un campo politico che si fa carico di quei bisogni e che traduce in consiglio comunale sul piano urbanistico, in regione sulla sanità, in Parlamento per la Carta dei diritti, in Europa per la discussione salario minimo, contrattazione collettiva, grande tema che per le specificità italiane pesa. Guardate, è una rappresentanza sociale che non va a scopa o che ci va con molta più difficoltà e con uno iato tra quello che proclama e quello che porta a casa come risultato, su cui alla fine, guardate, il sindacato viene sempre misurato, Il sindacato non è misurato solo sulla bontà delle cose che dice, che è la premessa, ma viene misurato soprattutto un sindacato confederale che tiene insieme luogo di lavoro e territorio, se fa di quelle piattaforme azione collettiva, ma se poi, pur con gradualità, pure con parzialità, porta a casa dei risultati. Guardate, un pezzo del mondo del lavoro non guarda a noi perché banalmente non lo rappresentiamo, ma banalmente non lo rappresentiamo perché non gli abbiamo portato risultati tali da cambiare la loro condizione materiale, che è la premessa per un impegno successivo. Io penso che la conferenza d'organizzazione non può non affrontare questo tema. Certo, ha ragione Massimo e Michele, qui chiudo, può adesso solo abbozzarla. Forse il percorso originario che avevamo deciso come CGL, che non siamo riusciti a fare per il Covid, cioè di fare prima una conferenza di programma, poi una conferenza d'organizzazione e utilizzare il congresso anche per verificare, visto che i tempi sono veloci, era il percorso più pulito. Oggi facciamo una conferenza d'organizzazione che involontariamente, al di là delle singole soggettività, non può che essere anche un pezzo di quella conferenza di programma. Ma la pandemia ha accelerato delle difficoltà e delle strutture già ben presenti. Anzi, oggi forse ci fornisce, in termini di finanza pubblica, qualche spazio in più per innovare e sperimentare, che prima non avevamo. Io così colloco le tre domande, ma aggiungo la quarta, Carmelo, che è quella del rapporto sindacato-rappresentanza politica. E personalmente dico, parlo per me, se tutti noi abbiamo scelto la CGL è perché il libro di Bobbio, Destra e Sinistra, l'abbiamo letto e ci siamo collocati a sinistra. Non ci siamo, boh, la differenza destra e sinistra di Bobbio ancora vale. Magari non ci stanno i partiti, ma per noi ancora vale, o dovrebbe valere. Ho chiuso. Grazie, sei riuscito addirittura a prenderti meno tempo degli altri, che conoscendoti è un bel risultato. A questo punto do la parola a Francesca e David, che è successivo. Eccomi, mi sentite? Bene, sì, io partirei nel rispondere a queste domande dalle premesse che faceva Caravella nell'introdurre questa nostra discussione, che cosa succede, che cosa significa uscire dalla pandemia, come ci siamo entrati, diciamo, quello stesso sistema di priorità e di valori, molto rapidamente naturalmente, per dire che la crisi della rappresentanza politica dei partiti della sinistra rispetto al lavoro è una crisi che dura da tanti anni, no? E che ci ha portato poi a quelle trasformazioni legislative di cui diciamo, perché la sinistra è stata al governo, non è che non c'è stata in questi 20 anni al governo, e che hanno posto al centro l'impresa rispetto al lavoro, per dirla con uno slogan molto semplice, quindi dalla precarizzazione del lavoro a
all'idea che le politiche industriali si facessero da sole, le facessero il mercato e le imprese, è quello che in questi anni ci ha portato in questa condizione, che ha portato solo l'Italia in questa condizione, soprattutto per quanto riguarda le politiche industriali, perché gli altri paesi europei, dalla Francia alla Germania, non ci hanno minimamente pensato di delegare al mercato i propri asset strategici. E naturalmente riguarda in particolare i partiti della sinistra, perché i partiti della sinistra dovrebbero avere la vocazione di rappresentarlo il lavoro. Invece hanno in qualche modo, sia nel lavoro pubblico, nello stato sociale e sia nel lavoro industriale, hanno deciso di non avere questa priorità. E anche nei linguaggi che sento oggi si parla di imprese e di cittadini, non si parla mai di lavoratori. Bisogna difendere le imprese e i cittadini, i lavoratori non ci sono, diciamo, neanche proprio e le lavoratrici, come espressione di riferimento che mi colpisce moltissimo. Ed è stato evidente anche durante la pandemia, il chi ha rimesso il lavoro al centro della discussione a partire dall'inverno primavera del 2020 è stata la CGIL, è stato il sindacato, perché io lo dico sempre, lo dico con una battuta: quando Conte l'8 marzo fece il decreto in televisione, tutti a casa, mascherine, non si può uscire neanche per portare il cane a fare la pipì, dei posti di lavoro si era totalmente dimenticato. Siamo stati noi che abbiamo scioperato per mettere il lavoro in sicurezza, e ci dicevano che eravamo dei pazzi perché bloccavamo l'industria in questo paese, parlando in particolare ovviamente di quello che è stata la mia esperienza in quei mesi e che noi abbiamo fatto. Poi aver bloccato i posti di lavoro per mettere in sicurezza ha consentito di cogliere la ripresa prima degli altri, e quindi di partire con le esportazioni e così via prima degli altri. Gli angeli, il lavoro pubblico, gli ospedali, poi si sono rinnovati i contratti e non si riusciva a rinnovarli. Come dire, siamo l'unico paese che, proprio perché abbiamo messo la centralità del lavoro al centro, ha avuto i protocolli, ha avuto il blocco dei licenziamenti, ma un secondo dopo, come dire, le lavoratrici e i lavoratori, quelli precari e anche quelli stabili, come dire, venivano dimenticati. Siamo stati noi a doverli mettere al centro. E anche nella finanziaria, nelle cose che hanno portato poi allo sciopero, c'è questo elemento di non riconoscendo, cioè, l'accordo politico prescinde dai contenuti e prevale sui contenuti l'accordo tra politico dei partiti, diciamo, tra di loro, in una condizione molto complessa, non c'è ombra di dubbio, ma l'accordo politico prevale sui contenuti. E quindi questo naturalmente preoccupa per il presente e preoccupa per il futuro, e spiega l'atteggiamento di ostracismo verso lo sciopero di tutta la stampa e di tutti i partiti, per semplificare, di quasi tutti i partiti, perché naturalmente la priorità era trovare l'accordo con questo, l'accordo con quell'altro, l'efficacia di quello che si faceva, il significato di quello che si faceva sono sempre un secondo dopo. E come è stato ricordato anche dagli altri interventi, la non partecipazione al voto politico delle persone alle elezioni è la rappresentazione di questo. Gran parte di chi non partecipa al popolo al voto sono quelli che noi vogliamo rappresentare, che rappresentiamo e che vorremmo rappresentare. Chi sta peggio non si sente rappresentato, e credo che questo sia un grandissimo problema. Mi ha colpito a Roma, quando si è votato per sostituire Gualtieri al collegio di Roma Centro, hanno votato l'11%, ma i commenti dei partiti e chi aveva vinto e che percentuale aveva preso di quell'11%. Io credo che siamo dentro, da questo punto di vista, un processo di americanizzazione molto forte, e il processo di americanizzazione non prevede un sindacato confederale, un sindacato che abbia un progetto politico, un sindacato solidale, prevede un sindacato aziendale, prevede un sindacato corporativo, ma intendendo come il corporativismo è sempre un rischio nell'azione sindacale, perché difendiamo una parte e quindi ce lo troviamo spesso di fronte, no? Anche a livello internazionale, nelle multinazionali. Il tema è che noi, appunto, al modello italiano di sindacato confederale, che ha una progettualità politica, un'idea di società basata sul lavoro, naturalmente è incomprensibile per
dentro quella logica, ed è quello che io credo invece sia il grande valore da riaggiornare attraverso l'assemblea organizzativa, attraverso il congresso, attraverso la pratica, il legame tra quello che facciamo e quello che diciamo. E non c'è dubbio che anche noi abbiamo un tema di rappresentanza, veniva detto, io sono assolutamente d'accordo, la precarizzazione del lavoro ci pone un tema fortissimo di rappresentanza del lavoro, perché il sindacato è la coalizione dei lavoratori. Se questa coalizione viene rotta e vengono messi in concorrenza l'uni con gli altri, è molto complicato, diciamo, e bisogna capire come fare. Abbiamo un problema di rappresentanza tra le donne molto forte. Io parlo della FIOM, le donne iscritte alla FIOM stanno diminuendo rispetto al passato, e non solo perché sono il 20% dei lavoratori metalmeccanici, ma gli iscritti al sindacato sono sotto il 20%. Quindi c'è un tema di rappresentanza rispetto a quello che noi diciamo molto forte. C'è, per anche io fare un'altra citazione in questo caso di Gallino, c'è una lotta, diciamo, di classe che sta vincendo qualcun altro, diciamo, dall'inizio di questo secolo in poi, e la frantumazione del lavoro fa parte di questa lotta di classe. Quindi non è che ci troviamo in un terreno neutro. Il fatto, per esempio, che non ci sia un euro nella finanziaria, nel PNRR, sull'automotive, che come sappiamo non esiste paese industrializzato, e l'Italia è un'eccellenza da questo punto di vista, per tanti motivi che non investe da quel punto di vista, ti dice che è un paese in vendita, ti dice che è un paese in vendita, che non ha una prospettiva da questo punto di vista. E il fatto che le crisi che arrivano al MISE non si risolvono, perché il MISE non ha nessuna intenzione di risolverle, le crisi arrivano per quella resistenza che qui viene nominata, sono crisi in quanto i lavoratori le fanno diventare crisi, resistendo alle chiusure, in particolare quelle prodotte dalle delocalizzazioni, altrimenti sarebbero chiusure, non sarebbero vertenze. Questo è un elemento molto forte, e noi oggi ci troviamo a dover svolgere come sindacato tante parti in causa. Quando nella vicenda GKN, che si sta avviando verso una conclusione positiva, noi abbiamo dovuto costruire il rapporto con la regione, costruire il rapporto con l'advisor, cercarci le imprese, abbiamo fatto tutto da soli. Cioè abbiamo dovuto fare tutto da soli, perché il governo e il ministero non lo svolge questa funzione. Abbiamo trovato anche noi le imprese, come adesso cerchiamo di fare sulle... Siamo proprio in una condizione, diciamo, di totale non rappresentanza da questo punto di vista, e di frammentazione e di aumento delle povertà nel lavoro. Quindi la situazione è molto complicata. Io penso che da questo punto di vista invece l'assemblea organizzativa, è chiaro che sta insieme alla politica sindacale, perché l'organizzazione che vuoi fare corrisponde allo strumento che tu ti dai per un progetto sindacale, non sono due cose che sono staccate tra di loro. E credo che il tema della partecipazione, della rimessa insieme, della coalizione, diciamo così, di arrivare alle lavoratrici e ai lavoratori, a chi è sempre più povero, a chi è più precario, a chi già sono invece i nostri punti di forza che rappresentiamo, è un elemento centrale. Il sapere come fare, come ti organizzi da questo punto di vista, come stimoli la partecipazione, come stimoli l'attrattività di un sindacato in una fase storica in cui non ci sono più le ideologie in senso positivo, in questo caso, che ti fanno riconoscere un'appartenenza, ma l'appartenenza parte da un bisogno, da una necessità, e poi la devi, in moltissimi casi, la devi far crescere. E credo che stimolare la partecipazione delle persone sia un elemento fondamentale. Io invece penso, e da questo punto di vista non la penso esattamente come Alessandro, penso che eleggere i propri rappresentanti nelle forme possibili, che siano i lavoratori a decidere chi ti rappresenta, e costruire un legame tra i lavoratori, i propri rappresentanti e il sindacato esterno, sia un elemento fondamentale di ricostruzione di una capacità di partecipazione, e penso che questo elemento vada anche esteso sui territori, ritornare anche appunto ai coordinamenti dei delegati sul territorio, perché le piattaforme sociali devono essere sostenute dal territorio e non solo vissute come una cosa che riguarda i gruppi dirigenti del sindacato, ma che riguardano la vita delle persone.
Quindi stimolare la partecipazione penso che sia un elemento fondamentale. E anche per cambiare le leggi un elemento fondamentale, far sentire la pressione di questo mondo, fare politica da questo punto di vista, rendere evidenti le questioni sociali e le questioni del lavoro come questioni con cui è necessario confrontarsi e con cui i partiti si devono confrontare. Certo, i nostri interlocutori non sono, sono i partiti che chiediamo che rappresentino il lavoro, chiediamo che ci rappresentino. Io non sono indifferente alla rappresentanza politica, voglio essere chiara, è chiaro che le leggi si fanno in Parlamento e quindi non sono assolutamente indifferente e la nostra deve essere una richiesta di rappresentanza alla politica, delle stanze del lavoro che noi e anche del non lavoro che noi portiamo avanti e da questo punto di vista tessere le reti sociali sul territorio credo sia un elemento fondamentale. Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra non autosufficienza, questo riguarda il rapporto con CISL e UIL, ma credo che l'essere consapevoli della non autosufficienza e che l'unità dei lavoratori fa la forza è un punto essenziale, ma anche il fatto che nessuno ha diritto di veto però sugli altri e che ha un'autonomia di iniziativa non è significativamente necessaria una rottura di relazioni, una rottura degli obiettivi, è un'unità che va ricercata continuamente a partire appunto da se stessa e dal riconoscimento della propria rappresentanza, ma vale anche per gli studenti, vale anche per le associazioni che lavorano sul territorio, vale anche per tutto il resto, da soli non ce la facciamo in un mondo così complesso e quindi l'apertura alla scuola e alla codeterminazione su alcuni temi con reti sociali, io credo che sia un elemento fondamentale che anche fa parte della trasformazione che noi dobbiamo avere in mente ad avere in corso. Quindi sono temi molto molto complicati che credo ci impegneranno sia nell'assemblea organizzativa che nel percorso congressuale. Il fare l'assemblea organizzativa ci ha portato a discutere col nostro gruppo dirigente allargato, con i delegati che fanno parte delle assemblee generali. Il percorso congressuale ci porterà a discutere dentro il luogo di lavoro, a partire dai nostri iscritti, ad aprire questa discussione anche con i nostri iscritti. E quindi io penso che se li facciamo bene, i percorsi di per sé sono un elemento di coinvolgimento che dobbiamo sfruttare e far crescere come capacità appunto di iniziativa rispetto al modello che noi abbiamo in mente e che naturalmente non è non vede un'accoglienza generale da parte di una politica debole che ti dice lasciaci fare, ma nel lasciarci fare molto spesso si dimentica della centralità del lavoro e quindi bisogna riposizionare su questo tema. Mi fermo qua. Grazie Francesca. Credo che nessuno avrebbe mai immaginato dei sindacalisti che rispettano così rigidamente esempi. È questa modalità di discussione che ci ha insegnato che dopo un tot tempo nessuno ti ascolta più, diciamo, in video. Sì, è la pandemia che ci sta insegnando a tutti questa capacità di essere puntuali. Ne approfitto per dare la parola a Maria Luisa Boccia, presidente del CRS, che era appunto parte del dibattito, anche per fargli inserire una voce più distaccata dalle esigenze quotidiane del sindacato. Maria Luisa, se ci... Grazie Carmelo, ringrazio davvero tutte e tutti voi che avete accettato di partecipare a questo incontro che per noi è molto importante. Sapete che noi siamo dentro questo percorso di rapporto, di costruzione di rapporti non occasionali ma invece in qualche modo strutturati fra il sindacato, la CGIL e questa pluralità di soggetti, di associazioni che appunto sono associazioni culturali ma anche associazioni di iniziativa sociale, di intervento e aggregazione nella società. E mi ha colpito molto negli interventi che ho ascoltato finora e un punto comune a tutti che è considerare questo appuntamento della conferenza di organizzazione della CGIL non come un appuntamento interno, cioè volto a riorganizzare, rivedere, risistemare, no, forme, regole, strutture, rapporti dell'organizzazione
sindacale come tale, quindi come dire, riflettere su esigenze, limiti, problemi, questioni che sono interni all'organizzazione stessa e al suo rapporto ovviamente con gli associati, non con tutti i lavoratori che alla CGIL partecipano, la CGIL sono parte o come iscritti delegati, ma anche diciamo come lavoratori e lavoratrici, no? Che sono il riferimento dell'organizzazione sindacale. No, si configura nei vostri interventi, e credo che è così, ed è questo l'interesse nostro, ovviamente a questo aspetto, la conferenza come un appuntamento aperto in senso lato, cioè non solo all'insieme della società, perché appunto il lavoro, i lavoratori e le lavoratrici non possono essere viste soltanto nei luoghi di lavoro, e spesso questi luoghi di lavoro appunto sono disseminati o addirittura il lavoratore e la lavoratrice diciamo è a sé, non c'ha un luogo di riferimento, tante forme di precariato sono così e tante forme di lavoro oggi sono così, ma perché appunto sono tutti gli altri aspetti della vita, delle condizioni di vita di chi lavora che sono rilevanti e incidono profondamente, ma c'è anche un'apertura diversa che io direi un'apertura tutta politica, cioè è un appuntamento politico al 380 gradi quello che si configura dagli interventi vostri, come lo pensate, come intendete orientare la conferenza, il dibattito, la discussione, le scelte che la conferenza dovrà fare. E per il cambiamento del lavoro a cui ho fatto già riferimento, ne avete parlato tutti a partire di questo aspetto ovviamente rilevantissimo. Michele Aldo ha parlato appunto cambiamento sociale, cioè la CGIL deve cambiare perché è cambiata la società e il mondo del lavoro nella società, ma anche perché appunto sono cambiati i soggetti, cioè dire lavoratore e lavoratrice, già appunto ormai ci stiamo abituando e bisogna nominare, no? Gli uni e le altre, e vuol dire nominare, sono due soggettività ma non sono le uniche, che le cui condizioni, esigenze non solo non coincidono ma spesso e volentieri confliggono e quindi creano problemi. Appunto, faccio riferimento a quello che conosco meglio, per le donne il lavoro sociale cosiddetto prestazione in cambio di salario o di reddito e il lavoro familiare di cura, di servizio, chiamatelo, io lo chiamo lavoro di cura, cioè quell'impegno che le donne svolgono e che la pandemia ha messo al centro come una delle questioni più rilevanti, irrisolte dall'organizzazione attuale di funzionamento, di non funzionamento, quello che funzionava il rapporto famiglia-Stato, non funziona più, la divisione dei compiti tra famiglia e Stato, no? Tant'è vero, allora Balbo lo definì lo stato di famiglia, quello, lo stato sociale che abbiamo alle spalle. Non c'è più, non funziona più e non funziona più quella modalità. Questo non solo penalizza le donne su entrambi i versanti, ma appunto tendenzialmente produce anche conflitto, interessi, bisogni, esigenze, priorità diverse. Allora, se non è una apertura e che tiene insieme, cerca di orientare in una prospettiva questi conflitti, noi ci rischiamo di trovarci continuamente a fare i conti con anche proposte, idee che poi urtano, non contro questa differenza e contro questa difficoltà. Così è per il rapporto tra le generazioni, perché non c'è dubbio che anche lì basta vedere come si presentano le statistiche, no? Quelli sono i lavoratori più stabili, i lavori stabili riguardano soprattutto determinate fasce d'età e non altre,
e così via, il precariato è prevalentemente giovanile, e anche il rapporto tra le diverse attività di lavoro. Padre Genovesi faceva riferimento, no? Noi dobbiamo rappresentare anche le professioni alte, ed è così, cioè non è che possiamo pensare a un sindacato che si occupa soltanto, si rivolge soltanto al lavoro dipendente, al lavoro povero, alla fascia di povertà, all'area di povertà della società, anche se ovviamente la questione di contrastare le disuguaglianze richiede un'attenzione particolare, ovviamente, perché sono quelli più sfruttati e che pagano il prezzo più alto del non funzionamento della società e degli orientamenti prevalenti che oggi nella politica, come diceva di nuovo qui Francesca, che no, a chi guardano le politiche sociali, le politiche del governo, che siano economiche, del lavoro o sociali, imprese e cittadini, con questa distribuzione, no, a pioggia di alcune risorse sempre molto più ristrette e limitate che non quelle che vanno alle imprese, perché il presupposto, il pregiudizio è che se favorisci l'impresa favorisci la crescita e favorisci lo sviluppo, e questo, con questo conciderebbe il miglioramento anche di vita nella società. Sappiamo che non è così, anzi è il contrario, dobbiamo operare un'inversione di rotta su questo. Quindi tenere insieme, quando poi è la stessa persona, lo stesso soggetto che ha attraversato, e è un composto, perché appunto di lavoro, di non lavoro, di esigenze, di cose che non possono essere ridotti alle categorie del bisogno e dell'interesse, come siamo abituati a fare, che mettono in primo piano anche i problemi che attengono alla formazione culturale o ideologica, la formazione di senso comune che avviene attraverso questo sistema davvero micidiale, mediatico, micidiale per le modalità con cui si svolge, non perché in sé non sia importante quella funzione. E quindi come, se il chi cambia, anche il come deve cambiare inevitabilmente, non può non essere un come, una modalità di appunto organizzare, di funzionare, che è aperta, strutturalmente aperta. Poi le soluzioni, adesso io non è che posso entrare nel merito, non c'ho tempo e non c'ho nemmeno ovviamente non sono la competenza per farlo, però mi sembra che questa sia, e secondo me non basta dire territorio, è fondamentale ritornare alla dimensione del territorio, ma non basta dire territorio, perché appunto la dimensione mediatica, per esempio, no, della comunicazione che gli avviene e della costruzione del senso di sé, dei rapporti degli altri che avviene in quella dimensione, non la trovi nel territorio, la trovi su altri piani, in altre forme, in altre modalità. Come siamo presenti su questo? Qui c'è c'è tutto da creare, tutto da costruire, tutto da inventare. Il rapporto tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica è cruciale, proprio perché mai abbiamo conosciuto per esperienza diretta, io non sono giovane e quindi ho dietro decenni di esperienza politica, di vissuto politico, ma anche per esperienza storica, per memoria storica, mai un momento così critico, così negativo, che non, dire crisi della politica è dire niente, è di decomposizione, di degenerazione della politica. Tutta la vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica e quello che sta avvenendo, che è cominciato lì e che continua ad avvenire, dice questo. Quali sono i soggetti che possiamo ritenere che offrono ed esercitano una rappresentanza politica nelle istituzioni, ma anche come nella società? Non ci sono. Soprattutto nella dimensione sociale non ci sono. C'è tantissimo, per stare al tema della partecipazione, che mi pare cruciale per affrontare questo rapporto tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica, nominarlo come
questione della partecipazione. Che vuol dire partecipazione? Vuol dire che le persone sono i protagonisti attivi della politica. È tornare a questa dimensione primaria, la politica in prima persona, che è stata quella che storicamente ha contribuito davvero a cambiare le cose, a cambiare le condizioni esistenti. Se non c'è questo, o c'è soltanto in alcune emergenze, appunto, chiude una fabbrica, no? Oppure è quello che avviene oggi nelle scuole, ma poi dopo rischia di rifinire, di rifluire in questa magma indistinto sociale. Ecco. Come? Io non so dire, non c'ho risposte, ma credo che però debba essere messo a tema, e che appunto partire dalla partecipazione e individuare quali sono oggi i soggetti attivi della partecipazione è la condizione per ristabilire un rapporto non soltanto, come dire, tra i soggetti già organizzati, le organizzazioni esistenti, i partiti della sinistra o che si definiscono tali, non saprei nemmeno poi bene, vabbè, aprirebbe tutto un... quali sono, se ci sono partiti di sinistra che si pongono il problema della rappresentanza, non che si autonominano e si auto, o, come dire, anche celebrano come partiti di della sinistra, del progresso, del cambiamento o dell'alternativa o quant'altro. E questo noi non possiamo stare a fermarci. Non si può svolgere tra questi e i sindacati o altre organizzazioni, no, sociali che aggregano sul piano della sociale le persone. Bisogna invece ripartire dalla una ricognizione e una come dire, riconoscimento anche di capacità di proposta di lavorare che una pluralità di soggetti esprime in questa fase, espresso in questa fase la società italiana, che non sono soltanto i movimenti, ma sono tante forme di aggregazione che operano, lavorano, però in ambiti circoscritti, scegliendo un tema, un territorio, dei referenti sociali, dei soggetti, per esempio tutti i movimenti, no, sull'identità e così via, che però poi fuori da quello, come se l'insieme non fosse determinante, la politica e le prospettive più complessive per anche vedere che soluzioni non minimali, non di compromesso, non di mera aggiustamento rispetto all'esistente puoi avere su quello che anche ti sta più a cuore, ti coinvolge di più come soggetto, come persona, come singolo e singola, e che quindi ti ha spinto a una azione politica, a prendere, a partecipare e condividere anche delle lotte e delle forme di attività di partecipazione politica. Noi su questo abbiamo lavorato in modi diversi, perché appunto è un tema che ci coinvolge, ci interessa ovviamente sul piano teorico, culturale, della ricognizione delle forme attuali della politica e della democrazia, e come queste possono contribuire a rigenerare la democrazia che in Italia, ma non solo in Italia, è seriamente compromessa, non so dire tutte le cause, le sapete meglio di me. E ci interessa anche perché lo sforzo che abbiamo fatto è di trasformarci in qualche modo tendenzialmente da un centro solo di elaborazione e di ricerca, o prevalentemente di elaborazione e di ricerca politica, anche in un luogo di aggregazione, di confronto, di incontro tra soggetti che producono cultura non, come dire, per compito, finalità come un centro di ricerca, ma perché è un elemento essenziale che riconoscono fondamentale per la loro attività politica. Anche il rapporto con la CGIL è nato così, su questo terreno, e noi vorremmo essere presenti nella conferenza, ma soprattutto ci interessa dopo appunto dare continuità e un percorso comune a questo lavoro di
non dico nemmeno di scambio, ma che dovrebbe diventare sempre di più un lavoro comune. Grazie. Grazie Maria Spero Luisa. Spero di aver rispettato i tempi. Sì. Che così hai permesso anche di affrontare il problema con la quarta domanda di Genovesi, che, su cui poi torno, ma non adesso. Do invece la parola a Cristian Sesena della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Cristian, accendi il microfono. In teoria dovevo accendere. Grazie Michele, grazie a tutti e buon pomeriggio. Intanto io credo che noi siamo in una fase storica per cui un'assemblea organizzativa è un'occasione importante e dico un'occasione da non bucare. Essendo emerso da tutti gli interventi le difficoltà che stiamo attraversando anche come organizzazione, sia questa occasione che abbiamo a breve, sia il congresso va tenuto fuori dal rischio di diventare qualcosa più simile a una kermesse e invece deve essere qualcosa che apre un'elaborazione, una progettualità politica che davvero ci guidi in mezzo a questo mare molto in tempesta. Questo è più che altro un auspicio, ma io sono convinto che quella è il nostro ruolo, cioè noi adesso abbiamo in mano anche attraverso questi due appuntamenti il futuro della nostra organizzazione. E veniva prima detto il tema del rapporto con la politica, le crisi di rappresentanza. Partiamo da un dato: la crisi di rappresentanza ha colpito noi quanto gli altri. Il dato che abbiamo, su cui ci siamo interrogati a lungo nella nostra conferenza di organizzazione sul problema del tesseramento, quando mi riferisco al tesseramento non mi riferisco a un dato meramente numerico, ma guardo al tesseramento di qualità, cioè a quel tesseramento che ti garantisce rappresentatività e ti garantisce militanza. Bene, quel dato certifica un arretramento e una difficoltà ad essere quello che siamo storicamente stati. Cioè un'organizzazione non solo che rappresenta, ma muove le masse verso degli obiettivi di miglioramento sociale. Partiamo da questo, perché se noi diamo per scontato di essere immuni da questi processi, difficilmente troveremo delle soluzioni. Il Covid ha aggravato, a mio punto di vista, questo fenomeno, perché ha portato noi ad isolarci come gli altri, ma un'organizzazione che vive di relazioni come la nostra ha subito grandemente questi due anni e ha anche visto, come dire, aumentare lo scollamento dalla base di rappresentanza. Questi sono dati su cui noi dobbiamo interrogarci, perché questa situazione va recuperata. Va recuperata innanzitutto, io credo, attraverso l'assemblea di organizzazione, facendo un ragionamento molto franco, che è politico. Per anni la CGIL è stata costruita e ha letto il mercato del lavoro attraverso le lenti del lavoro pubblico e del lavoro manifatturiero. Queste due lenti da sole non bastano più, danno una visione strabica, presbite di quello che è il mondo del lavoro. Va assunta a altri punti di vista, altri punti di visuale. E questa è un'assunzione politica che deve essere fatta e che può essere fatta attraverso anche un cambio organizzativo. O meglio, il cambio organizzativo deve essere conseguente a questa assunzione diversa di modo di guardare la realtà. Ecco perché quando si parlava giustamente di territorio, io dico che l'investimento che questa conferenza di organizzazione fa sulla dimensione territoriale, sulle camere del lavoro, che secondo me debbono più che mai diventare, e so che suona un po' strano in questa fase, luogo aperto a tutti i lavoratori, cittadini e pensionati, ma anche centri nuovi di elaborazione politica sul territorio, bene, quell'investimento deve essere letto in quella direzione lì. Cioè nel fatto che come Camera del Lavoro noi superiamo nei fatti quello che è stato un fenomeno anche fisiologico di difesa in questa fase, cioè l'eccesso in alcuni casi di verticalizzazione delle singole federazioni di categoria, e proviamo a costruire nel rapporto di vicinanza, di prossimità con le persone tutte, una nuova dimensione di rappresentanza. Io a questo credo molto, come credo molto che anche la contrattazione cosiddetta sociale
su cui ci si interroga in questa importante nei documenti della conferenza dell'organizzazione, debba assumere un respiro, che proprio sia lì il laboratorio, il cantiere di un nuovo momento di partecipazione. E quando dico di partecipazione intendo il fatto che secondo me è abbastanza scontato che laddove si restringono, e ovunque ne abbiamo prova, gli spazi democratici in questo paese, noi che abbiamo un sistema democratico dobbiamo allargare quegli spazi, crearne di nuovi per contrastare questa deriva che c'è ed è molto forte dal mio punto di vista, che si traduce non solamente con il dato elettorale che anche Francesca citava, ma anche con quell'idea malsana che ormai è entrata nel DNA di molti, che il rapporto individuale del singolo con l'istituzione, magari mediato attraverso un social media, sia sufficiente a garantire la libertà del singolo di esprimere le sue idee e di portare avanti anche le sue rivendicazioni. Cioè, il rischio che io vedo è che chi fa mediazione politica sindacale rischia di essere visto come un rottame arrugginito da accantonare. Questo noi dobbiamo assolutamente evitarlo. E come lo evitiamo? Credo anche cambiando il modo, la nostra mentalità, perché noi possiamo fare tutti i discorsi di questo mondo. Abbiamo riempito pagine e pagine di elementi di innovazione che io per semplicità definisco della contrattazione inclusiva, ma se noi non siamo in grado di capire che prima di fare la contrattazione inclusiva dobbiamo assumere un metodo di contrattazione inclusiva, che vuol dire interagire più fra noi, far circolare i nostri saperi, costruire assieme le nostre piattaforme, comunicare quando andiamo a scrivere un contratto e magari ci accorgiamo che quel contratto può avere qualche riverbero al nostro interno in altre situazioni. Ecco, se noi non assumiamo quel metodo di lavoro, difficilmente poi potrà venire quello che noi ci aspettiamo venga. Io sono convinto che in questa fase, ha ragione la compagna che è intervenuta prima, ci sia dall'altra parte un chiaro disegno di ristrutturazione sociale opposta e contraria a quella che abbiamo in mente noi, e che procede, guardate, non per strappi o proclami, ma in una modalità subdola e lenta, ma molto chiara e definita. Ah, c'è una roadmap molto chiara, anche qua, che è il PNRR, su cui noi continuiamo a dire che abbiamo voglia di discutere perché è un'opportunità, ma che molte volte ci dimentichiamo di ragionare del fatto che quel PNRR dato in mano a questo governo, scritto com'è, rischia di diventare un manuale di neoliberismo applicato e sperimentato, che non ha nulla a che vedere con la nostra idea di trasformazione sociale. Non a caso nel PNRR ci sono tantissime progettualità o idee su temi di capitale importanza, ma non c'è uno straccio di modalità che porti a individuare, a orientare la ricaduta sul piano sociale e occupazionale di quegli investimenti. Le tre famose condizionalità giovani, donne e sud sono titoli che non hanno nessun tipo di condizionalità, di vincolo o di indirizzo politico su quel documento, come quel documento non parla la lingua delle politiche industriali come noi ci attenderemmo. Cioè, abbiamo, lo diceva bene Francesca, ancora il reiterato schema di mettere al centro l'impresa e allontanare dal focus il lavoro, il lavoratore e la persona. Ecco perché anche su quella dimensione, che sembra un po', come posso dire, lontana, il territorio può giocare invece una parte importante, perché quei fondi arrivano attraverso bandi che le singole amministrazioni mandano. Se noi come organizzazione sindacale riusciamo a fare una discussione vera sul territorio assieme, allargando il più possibile la base partecipativa e coinvolgendo il più possibile i cittadini, noi del piccolo facciamo una, tra virgolette, piccola rivoluzione metodologica a casa nostra, ma anche rispetto al disegno complessivo che secondo me è molto chiaro. Chiudo dicendo che lo sciopero ha avuto un effetto importante, ha significato che ha voluto sottolineare che in Italia c'è una narrazione mainstream che io onestamente fatico a ricordare, così compatta, così assolutamente monotematica,
noi abbiamo avuto un momento di, abbiamo creato un momento di cortocircuito in quella narrazione. Bene, il compito successivo è provare a costruire noi, come organizzazione sindacale, una contronarrazione che possa coinvolgere in questa narrazione che io vedo globale e collettiva tutti quei soggetti che sono puntualmente dimenticati. Qui veniva detto giustamente i lavoratori, ma io penso anche ad altre categorie su cui anche noi siamo colpevoli in alcuni casi di non essere estremamente attrattivi e coinvolgenti. I giovani e gli studenti, che sono la futura classe dirigente del nostro paese e che quasi mai ci conosce, e anche gli anziani di questo paese, chiamiamoli pensionati, ma chiamiamoli quelli che per l'invecchiamento attivo della popolazione saranno preponderanti all'interno di questo paese e su cui noi dobbiamo esercitare, credo, un lavoro di rappresentanza che va ben oltre il, con tutto il rispetto ovviamente, l'iscrizione al sindacato dei pensionati. Ci vuole un coinvolgimento nella vita pubblica di queste persone, ci vuole la possibilità che come CGIL noi davvero ci candidiamo a essere un collettore e un ricostruttore sociale laddove la società si è frammentata. Fine. Grazie Christian, siete stati tutti bravissimi. Adesso se c'è, voglio dare la parola a Francesco Sinopoli. Grazie Carmelo, sì, ci sono, nel frattempo ho cambiato location, per fortuna abbiamo le tecnologie che ci permettono di fare cose che prima erano impossibili. Dunque, io sono convinto che questa nostra discussione sia di grandissima importanza, l'ho detto quando ho iniziato il percorso dell'assemblea di organizzazione, e lo ribadisco oggi, lo ribadirò nei prossimi giorni. È di grandissima importanza perché è evidente che in questo momento vengono a pettine tanti nodi che abbiamo cercato di affrontare e di risolvere negli ultimi 20 anni, in alcuni casi individuando anche alcune possibili soluzioni, in altre semplicemente guardando il problema ed eludendolo, però questi nodi vengono a pettine in una fase storica che a mio avviso è dominata da un profondo aggravarsi della crisi democratica. E questa crisi democratica, crisi della partecipazione democratica, crisi della vita democratica, chiama in causa direttamente noi. Quello a cui abbiamo assistito in queste ultime settimane, Carmelo faceva riferimento al fuoco di fila contro lo sciopero generale o al modo in cui è stato eletto questo Presidente della Repubblica, ma io direi gli ultimi mesi della pandemia con un vero e proprio, a mio avviso, utilizzo dello stato d'emergenza per plasmare una nuova diciamo dimensione istituzionale, no? Mi sembra un salto di qualità. Naturalmente questo non avviene per caso, la pandemia ha appunto aggravato processi che erano in atto da anni, il livello di individualizzazione è cresciuto, ma soprattutto è cresciuto quel sentimento di inutilità, di irrilevanza e di scarsa considerazione di milioni di persone. Dice cose molto importanti su questo, tra gli altri Axel Honneth, no? Tutti quelli che studiano e ragionano sulla crisi del lavoro come base della crisi della democrazia. Noi questo lo sperimentiamo ogni giorno. Se le persone non sono considerate, smettono di partecipare. Se smettono di partecipare, smettono di credere, al massimo delegano. Ecco, questa crisi della democrazia naturalmente investe al cuore il sindacato confederale, perché la CGIL non è una somma di organizzazioni di categoria. È, nella sua essenza, l'unico vero sindacato confederale. E nell'incrocio tra verticale e orizzontale fa la sua identità. Naturalmente, investendo al cuore proprio noi, ci chiama in causa questa crisi. Nel ripensarci per rilanciare questa nostra funzione, questa nostra missione, questa nostra identità peculiare, e metterla al servizio della ricostruzione della partecipazione democratica, che coincide, a mio avviso, con un nuovo protagonismo del lavoro in tutte le sue forme. Da più di 20 anni che noi
cerchiamo di guardare il lavoro da punti di vista che non siano solo quello del lavoro standard, tempo indeterminato, tutti quelli che siamo qui in realtà, siamo diventati adulti, cercando di individuare nuovi strumenti di rappresentanza del lavoro, ciascuno nella sua esperienza. Quello che a me sembra chiaro è che se c'è un luogo in cui la ricomposizione del lavoro nelle sue diverse forme può avvenire, è la CGIL, ma la CGIL non solo nei suoi sindacati di categoria, né la sua dimensione confederale. Il punto non è la territorialità in quanto tale, il punto è la territorialità in quanto luogo della ricomposizione e quindi luogo della soggettivazione politica del lavoro. Questa a me sembra la vera sfida, come noi siamo capaci di restituire alla CGIL la sua missione storica, che coincide, a mio avviso, con la possibilità di contribuire alla ricostruzione della partecipazione democratica e quindi delle istituzioni democratiche. Io non mi riconosco nella dicotomia tra sociale e politico. Personalmente non l'ho mai, diciamo, considerato efficace come lettura dei processi. A me sembra che quello che noi facciamo sia, e lo sappiamo perfettamente, attività politica. Poi c'è la politica nelle istituzioni. E la politica nelle istituzioni è in crisi perché la politica nelle istituzioni, in particolare per chi avrebbe dovuto interpretare una funzione storica, cioè quella della rappresentanza del lavoro, ha subito lo smarrimento proprio di quella, diciamo, sua componente. Se manca il lavoro nella vita delle istituzioni democratiche, se i problemi del lavoro sono ignorati, è evidente che la democrazia va in crisi. Quindi, se questo è il nodo che abbiamo di fronte, io penso che la CGIL abbia al suo interno gli strumenti per ripensarsi in questa stagione partendo dalle radici. Sono molto caro, mettiamola così, mi riconosco molto, ecco, ancora oggi, in una lezione che è quella di Pino Ferraris e anche nelle sue interlocuzioni, quelle più recenti con Trentin. Giustamente è la ricostruzione della partecipazione dal basso il punto, non il ruolo dell'elite. E la partecipazione dal basso non è indifferente alla mancanza di un soggetto di rappresentanza politica nelle istituzioni, ma rifiuta l'idea che sia il soggetto della mediazione politica quello poi deputato a trovare le soluzioni. Noi siamo il soggetto politico che è in grado di ricostruire dal basso la partecipazione democratica, individuare le soluzioni e ci poniamo il tema della rappresentanza politica delle istituzioni. Me lo pongo per interloquire con Nicola Alessandro, ma nel pormelo, non trovo come risposta la scorciatoia del ricostruire un soggetto politico, magari facendo la componente in uno dei partiti esistenti. Tanto siamo tra di noi, ce la possiamo dire con tranquillità. È più profonda quella crisi. La sinistra politica si è tumulata nella fossa in cui si trova da almeno 30 anni perché ha perso completamente un punto di vista sulle trasformazioni del lavoro. Questa crisi è talmente profonda che o si genera dal basso attività politica nelle istituzioni che rappresenti la condizione mutevole del lavoro in tutte le sue forme, io dico oltre il lavoro. Io penso a quel popolo a cui faceva riferimento Di Vittorio, quel popolo delle camere del lavoro, dove ci stavano tante donne anche alla fine dell'Ottocento che si facevano carico della riproduzione sociale, ci stavano i disoccupati, ci stavano quelli che saltavano da un lavoro all'altro. E questo non è in contraddizione col sindacato di categoria, perché il sindacato di categoria, che è oltre il sindacato dei mestieri, in Italia c'è, perché c'erano le camere del lavoro che avevano rotto quella cultura del mestiere. Quindi, lungi dal sentire autosufficiente, dal vedere autosufficiente la CGIL, penso però che noi abbiamo la responsabilità di individuare delle soluzioni oggi per la crisi della politica e la crisi della democrazia. Per questo la conferenza d'organizzazione, l'assemblea d'organizzazione e il congresso assumono un valore, secondo me, che va ben oltre noi stessi, perché si svolgono in questa stagione. Non vedo appunto questa contraddizione tra sindacato nella sua soggettività politica a tutto tondo e lavoro delle categorie. Adesso non c'è mai stata, non c'è nemmeno oggi, non penso però che nel nostro paese
sia attuale, non perché non possa servire, ma perché non corrisponde alla morfologia del sistema produttivo. E quindi in fondo di quello che è il capitale in Italia, il modello scandinavo. Non perché non mi piaccia. Il livello di frantumazione del lavoro nel nostro paese è maggiore di quello di altri paesi. E noi quindi siamo quelli più interessati da un processo di ricomposizione. E penso quindi che gli strumenti di cui noi ci dobbiamo dotare, che in parte abbiamo anche individuato degli anni, ma mai forse sufficientemente praticati, per rappresentare tutto il lavoro e oltre, no? Essere punto di riferimento di tante iniziative di politica nel sociale che ci sono sul territorio. Noi non ci stiamo inventando niente. Io, quando ho sentito l'incipit di questa discussione, ho pensato a Chianciano, cioè ho pensato all'idea di quel sindacato dei diritti che secondo me noi abbiamo abbandonato col tempo. Non è vero che l'abbiamo praticato sempre. A un certo punto l'abbiamo perso per strada e abbiamo smesso di crederci, forse perché un pezzo dell'organizzazione non ci credeva, però io penso che sia per alcuni versanti ancora attuale. Non è che tutte le culture politiche sono attuali, alcune per me sono più attuali di altre e ne sono profondamente convinto. È ovvio, e chiudo perché siamo stati bravi ed insomma siamo migliorati negli anni tutti, è chiaro che uno dei punti nodali di come si ricostruisce questa nostra capacità di essere sindacato confederale e di rafforzare la partecipazione democratica dal basso sta nell'incrocio del ruolo delle delegate e dei delegati, perché poi questa è l'altra, diciamo, l'altra frontiera, no? Lo dicevano tutti, lo ha detto Francesco, lo ha detto all'inizio Michele Azzola. Come facciamo sì che i delegati partecipino alla vita di questa organizzazione? Quali strumenti ci diamo? Come costruiamo delle piattaforme che li interessino? Perché noi lo sappiamo che chi esce dal posto di lavoro pensa a sua figlia a scuola e a come funziona l'ospedale. Noi lo sappiamo. Dobbiamo capire come quelle istanze si trasformano in partecipazione. E questo è l'altro capitolo. E poi, ovviamente, quali risorse si investono su tutto questo, no? Che poi sarà una delle discussioni più complicate della nostra conferenza, della nostra assemblea di organizzazione, che per me è un passaggio verso il congresso della CGIL. Almeno così lo vedo. Grazie. Francesco, adesso, prima di passare al secondo giro, volevo vedere se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Se ci sono, li accogliamo volentieri, basta alzare la mano nella chat. Non vedo la chat, ma vorrei fare una domanda. Va bene, ti diamo la parola. Sì. Al momento nessun altro si è fatto avanti. No, io ringrazio il Centro di Riforma dello Stato per aver dato l'opportunità anche a uno come me, insomma, che lavora un po' a supporto, ma è un po' esterno alle attività operative della CGIL, di riflettere su alcune tematiche che anche negli anni passati sono state approfondite. Io, proprio partendo da questo lavoro di ricerca che sto facendo in questo periodo, che riguarda praticamente l'impatto del digitale sul mercato del lavoro e in particolare sul cambiamento professionale, mi viene da domandare appunto che questo impatto, insomma, è tutto dentro il pezzo di discussione che ho già sentito, cioè quello che riguarda il cambiamento sociale, il cambiamento delle relazioni sociali e il nuovo modo di partecipare che sta avvenendo di fatto in conseguenza appunto della diffusione, della digitalizzazione, delle piattaforme digitali e anche dello stesso modo con cui si sta modificando il mercato del lavoro e le competenze professionali. Quindi queste trasformazioni e che poi appunto con quello che sentivo poco fa del modo con cui abbastanza liberista si sta coniugando il PNR
ci pone dei grandissimi problemi. In CGIL si è parlato molto in passato della contrattazione in anticipo e di non inseguire le crisi. E mi pare che questo tipo di, diciamo così, di coniugare questa coniugazione ancora non sia così, diciamo così, esplicitata. Quindi la domanda che mi viene sostanzialmente è quella: quanto la discussione che si sta facendo adesso nella conferenza di organizzazione vede un necessario adeguamento organizzativo della CGIL e un nuovo rapporto tra confederazioni e categorie, proprio per poter restare sulla capacità di leggere questi processi in atto, questi grossi cambiamenti che sono ovviamente stati accelerati anche da questi due anni di pandemia, e che quindi quanto questo possa essere realizzato. Io proprio in questi anni, anche per il rapporto un po' da ponte tra la CGIL e le associazioni, in particolare il Centro di Riforma dello Stato, che ha dato molti contributi anche di elaborazione su queste tematiche. Penso a tutte le riflessioni di Giulio De Petra, che io vedo qui, e le opportunità anche di incontro che abbiamo avuto con esperti su questo. Non trovo abbastanza riverberato questo tipo di ragionamento nel dibattito in atto. Cioè, tutto quello che ho sentito mi sembra assolutamente, come si dice, giusto. Il discorso della rappresentanza, il discorso del rapporto tra politica e confederazione sindacale, meno questa capacità di incidere fortemente e di come essere presenti fortemente in questo cambiamento sociale in atto. Grazie. Grazie a te, Enrico. Io al momento non ho altri iscritti. Allora, chiedo a Simone se lui ha visto gli iscritti. C'è solo Giulio con la mano alzata, Carmelo. Perfetto, dai, gli diamo la parola a Giulio De Petra. Grazie, io ho trovato di straordinario interesse la discussione fra di voi e sui temi, sulle domande che ha fatto Carmelo. Prendo veramente pochissimo tempo per due sollecitazioni. Per una sollecitazione che è venuta da Alessandro Genovesi, quando ha parlato di professionalità alte, no? Come le ha definite. Cioè, e credo che questo c'entri molto con l'ultima cosa che ha detto Enrico. Il fenomeno dei professionisti, dei ricercatori di Google che scioperano contro l'utilizzo del loro prodotto intellettuale nella ricerca militare USA è un esempio, no? Però io anche in CGIL io ho visto cose di straordinario interesse, per esempio dei delegati di aziende di informatica della FIOM che hanno organizzato corsi, approfondimenti hanno chiamato autodifesa digitale, che mi sembra una cosa straordinariamente avanzata e interessante. Quindi io in CGIL veramente c'è tantissimo, diciamo, e molte cose non sono neanche abbastanza sufficientemente conosciuti. E la seconda cosa, sempre citando Alessandro, il rapporto tra politica e... Io ho ascoltato Alessandro una mattina, tutta la città ne parla, era una trasmissione sugli incidenti nei cantieri edili. E lì lui è stato molto, devo dire, è stato molto, molto efficace anche come stile di comunicazione. E hai posto un problema, cioè, hai detto, cioè, c'è un rapporto diretto tra le morti
e il bonus c'è del 110%, c'è un rapporto diretto tra questo. Bene, questa cosa, questo argomento non è mai entrato nel dibattito politico, che è sempre stato chiuso con le mafie, la corruzione, diciamo, la cosa più critica, oppure no, questa cosa va spalmata in 3 anni oppure va fatta in 1 anno solo. Ecco, questo mi sembrava un esempio molto concreto, no, dell'incomunicabilità tra due livelli, però è chiaro che lì, diciamo, la capacità di bucare la comunicazione e di porre questo tema con quell'evidenza e con quella forza è un qualcosa che di per sé, voglio dire, pone il problema alla politica. Ecco, questo mi sembrava un esempio concreto, diciamo, La terza cosa che volevo dire era invece su uno spunto molto interessante di Christian Sesena sul PNR. Cioè, questo fatto che i giochi sul PNR non sono fatti, ma si stanno facendo, e che quindi veramente riuscire a costruire occasioni di intervento, chiamiamo di monitoraggio civico dell'attuazione del PNR sui territori, è un'opportunità su cui davvero si può lavorare insieme in maniera efficace tra associazioni di cittadinanza, sindacato, e anzi le camere del lavoro possono essere il luogo dove queste cose riescono a lavorare insieme e a costruire forza di intervento, perché anche lì non è il problema, non è quello di dire non state facendo in tempo, è quello di dire che state facendo e quali sono gli indicatori socialmente sensibili che possono essere individuati e misurati per costringervi a cambiare direzione nel processo di attuazione di queste cose, che è contendibile. È contendibile proprio per la fretta dannata che hanno di spendere. E quindi c'è la possibilità, diciamo, se si riesce a costruirla per tempo, di riuscire a intervenire in questo percorso. Ecco, era solo questo, lo dico perché su questo stiamo provando a lavorare concretamente, quindi lavorare concretamente significa trovare luoghi e capacità di costruire delle vertenze esemplari che poi si generalizzano. Io, prima di iniziare l'altro giro, ne approfitto del ruolo di moderatore e di questo intervento di Giulio per fare una mini provocazione alla provocazione che mi ha fatto Alessandro sull'aver saltato la domanda, che poi in realtà è stata l'emotiv degli interventi. Il fatto di averla saltata è in parte legato a una difficoltà che ho, e che confesso facilmente, nel capire come si fa oggi, come direbbe, come ha detto bene Massimo Bonini, a interloquire con la politica. Che il sindacato abbia bisogno di farlo non ho dubbi, ma c'è un problema grosso come una casa nella mia testa. Il problema è che se uno sciopero va al 10%, tutto il sindacato sa che è andato male e che questo provoca delle conseguenze, esattamente sul tema che diceva Alessandro, cioè il fatto che il sindacato si riconosce per quello che riesce ad ottenere. Se invece, come è capitato a Roma, vota solo l'11%, dal punto di vista politico non è successo quasi niente, perché è stato eletto chi doveva essere eletto, anzi qualche forza politica addirittura si è vantata di aver preso il 30% di quell'11%, scordando che è meno del 3% che gli veniva attribuito. Quindi il ragionamento è che purtroppo la forma della rappresentanza è in crisi per tutti. Christian ha totalmente ragione, però c'è crisi e crisi. La crisi degli iscritti e un eventuale sciopero che va al 10% del sindacato sono una questione che prima o poi impedisce al sindacato stesso di farsi riconoscere
e spesso e volentieri diventa un modo per ignorarlo, come sta avvenendo da parte della politica. Mentre che invece il fatto che la gente non partecipi, non vada a votare, non diventa almeno immediatamente una frenata nel modo di essere dei vari partiti. Questo è un problema su cui francamente si riflette sempre troppo poco e che è una profonda vulnus democratico, se si pensa che poi in molti cominciano a pensare che forse se votano meno c'è meno populismo, c'è meno voto con la pancia e quindi forse addirittura meglio. E questo non solo a destra, anzi forse meno a destra che a sinistra. È una piccola provocazione che volevo fare prima di dare la parola a Michele Azzola, a cui la do subito. Guarda, Carmelo, parto dalla tua provocazione, che come dire, non condivido nella parte finale. Se qualcuno pensa che la scarsa partecipazione al voto amministrativo e politico sia meglio, secondo me farà male i suoi conti, perché poi la gente disillusa, arrabbiata, priva di speranza, prima o poi si infiamma, e quando lo fa prendendo cantonate micidiali. Cioè, vuol dire, noi abbiamo avuto delle fiammate che hanno portato movimenti populisti ad avere percentuali inimmaginabili, e io temo molto una destra, la temo su questo territorio, che riuscirà nelle politiche a individuare un nuovo nemico che porterà le persone disilluse a votare per loro. Quindi il problema c'è come. Però qui poi mi riaggancio a quello che diceva Alessandro. Io credo che la CGIL sia collocata politicamente e credo che uno dei doveri della CGIL sia spingere la politica che si richiama alle tradizioni di sinistra a rioccuparsi del lavoro. Giulio adesso diceva: il PNRR non è una cosa fatta, bisogna fare un controllo sociale su quello che saranno i progetti. Oggi in Regione Lazio siamo riusciti a strappare la prima delibera regionale che istituisce un tavolo di controllo sugli effetti economici, sociali e di sviluppo economico di tutti i fondi del PNRR, che siano di derivazione nazionale, dei bandi, e che ricadranno sul territorio Lazio, perché credo che il lavoro sia esattamente quello che dobbiamo fare. Però la politica va, come dire, misurata e pesata. Non è tutta uguale la politica che abbiamo di fronte. C'è una sinistra che ha perso spesso e volentieri il lume della rappresentanza del lavoro, ed è chiaro, ma c'è una destra che non è paragonabile. Io credo che la CGIL, che partecipa attivamente alla vita politica di questo paese, lo fa durante le campagne elettorali, lo fa durante le scelte dei candidati, non ci siamo mai estraniati, debba perdere quel po' di sudditanza culturale nei confronti della politica e iniziare a giocare ad armi pari, impegnando la politica a cambiare passo. Noi abbiamo bisogno che la politica si applichi sulle grandi diseguaglianze che si stanno creando, e abbiamo bisogno che la politica si interroghi a lungo sui cambiamenti sociali che derivano dall'impoverimento della classe media e dei lavoratori di questo paese, che provoca effetti. La denatalità è uno degli effetti che stiamo producendo da questo fenomeno. Non è un fenomeno casuale, non è la mancanza degli asili nido, pur importanti. Il problema è che se non do opportunità la gente non lavora. Allora, il tema che poneva Alessandro è un tema molto vero. Io credo che noi dobbiamo, come dire, abituarci a un'idea che la sinistra sindacale, la CGIL, debba avere un progetto autonomo di società, ma debba sapere che se non costruisce una sponda politica in Parlamento per avvicinare quel progetto politico, il nostro lavoro diventa assai complicato. E lo dico sapendo che oggi quella sinistra politica a me non piace. Non ne condivido il meccanismo decisionale, non ne condivido la liquidità degli affetti, e bisogna che rimaginiamo
di dover convincere la politica ad occuparsi dei problemi veri, trasformandola di nuovo in un partito che è radicato su un territorio e che non è un comitato elettorale che si accende ogni 4 anni. Senza questa scommessa io credo che sia difficile imporre un nuovo modello sociale, ma su questo sono d'accordo con Alessandro, senza se e senza ma. Noi siamo collocati a sinistra, quello è il riferimento culturale programmatico che dobbiamo avere, si tratta di rindirizzare una politica che ha perso l'abitudine a confrontarsi con questi temi. Anche questo è uno dei tanti nodi che abbiamo di fronte, su cui credo che un impegno importante sia necessario per provare a cambiare un po' il corso di questa storia che mi par di capire a tutti noi non piace. Sono stato brevissimo come mi hai chiesto. Grazie, Massimo Bonini. A te la parola per il secondo giro. Grazie. Ma io sono partito dalla mia riflessione, intanto grazie per le domande sempre articolate, da gestire in poco, però sono importanti e sono anche interessanti. La mia riflessione partiva da quello che io osservo a Milano e che in parte mi preoccupa. Noi siamo freschi autunno 2021 dal rinnovo del Consiglio Comunale, la sinistra al PD è fuori dal Consiglio Comunale. A noi è rimasto come unico interlocutore in questo luogo il Partito Democratico con tutte le criticità che conosciamo. Un partito che ha scelto da tempo i diritti civili a scapito dei diritti del lavoro, un partito che si pone il problema, anche giusto e legittimo, perdonatemi la semplificazione, del partito delle mamme degli asili, nel momento in cui non riuscivamo a coprire per le quarantene le positività, le aperture delle classi in quei luoghi, senza rendersi conto che lì dentro ci lavorano tante donne educatrici e che comunque in quel momento erano in difficoltà perché in malattia a casa. Ecco, però se io non apro un canale di interlocuzione con queste difficoltà di partenza, a volte, guardate, a Milano negli anni abbiamo vissuto nel passato, dentro quel partito, la grande spinta, la retorica del lavoro innovativo, digitale, che è cambiato, per poi scoprire alcune cose. Primo, a Milano si muore e ci si fa male di più sul lavoro piuttosto che nel resto d'Italia. A un certo punto, dentro le mura cittadine, sono morti 4 operai alla lamina e quindi a Milano si è scoperto che c'erano ancora gli operai. Terza cosa, nel primo lockdown del 2020, a Milano andava a lavorare fisicamente il 55% delle persone. In quei luoghi che diceva Genovesi, piccoli, diffusi, sbriciolati, sparpagliati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se io non mi interrogo su come convincere quella forza politica che ha smarrito una serie di cose a partire dal titolo, cioè il lavoro, io faticherò sempre a costruire quella contrattazione d'anticipo che qualcuno nelle domande poneva come elemento strategico, e concordo, e che per quel poco che siamo riusciti a fare a Milano qualcosina l'abbiamo messo in campo. Vuoi una contrattazione d'anticipo sul tema generale degli appalti, vuoi una contrattazione d'anticipo su delle aree rigenerate a Milano per provare a cercare di mettere in campo regole sul mondo del lavoro, sui contratti, sulla sicurezza, ma anche sui futuri edifici, che tipologia di lavoro, mi riferisco alle superfici destinate ai centri commerciali, è poca roba. Ecco, però riconnettendo questa riflessione, chiudo, rispetto all'assemblea organizzativa, quale modello, io ho messo un ragionamento nella prima parte, che però, compagni e compagni, è strategico. Le risorse, perché io sono un privilegiato e dirigo una struttura che è quella di Milano, che tutto sommato ancora si difende dentro il contesto che abbiamo disegnato tutti, un calo del tesseramento, il calo delle risorse. Posso ancora permettermi di avere compagni e compagni che posso dedicare a questo tipo di lavoro. Però la CGIL non è tutta uguale, ci sono le periferie dei territori, ci sono le periferie del paese, e le strutture della CGIL vanno di pari passo e non sono in grado di mettere in campo un'azione che ha questa portata e questa profondità.
perché immagino che io la sera mi posso dedicare alle assemblee cittadine, ai dibattiti, probabilmente un compagno o una compagna che dirigono una struttura confederale in una periferia, dico periferia proprio, non so, anche nella stessa Lombardia, a Sondrio, la sera forse devono ancora star lì a fare delle assemblee con i lavoratori che io ormai non faccio più, lo fanno altri, lo fanno le categorie. Ecco, allora, dobbiamo tenere bene i piedi saldi per terra. Io dico sempre che le cose si possono fare con quello che si ha e con quello che si può fare. Diciamo tutte cose giuste, dopodiché dette le cose giuste vanno calate nella realtà un passo alla volta, con attenzione e con indirizzo. E con una solidarietà nelle varie strutture, da quelle superiori che guardano verso il basso e che mettono a disposizione, per esempio, delle persone, delle compagne, dei compagni che possono dare una mano. Ecco, questa è una cosa che si vede meno e si vede poco. Penso ai livelli regionali che possono anche, diciamo così, mettere a disposizione questo tipo di cose. Altrimenti rischiamo di darci grandi traiettorie, grandi obiettivi, ma poi difficilmente realizzabili. Grazie. Grazie Massimo, soprattutto per questo appello al fatto che la politica è anche risorsa, cosa che nessuno di noi dimentica, ma che poi spesso e volentieri non lo pratichiamo. Quindi adesso passo la parola al citato Alessandro Teodosio. Sì. Allora, la dico tagliando ovviamente con l'accetta. Allora, la crisi di un pensiero strategico produce l'egemonia degli altri. L'egemonia è quando ti mettono nella testa quello che prima ti hanno messo nella pancia. Nella crisi di un pensiero strategico ci stiamo anche noi. Tanto è vero che noi non siamo riusciti a fare, dico due cose banali che riguardano la fillea. Non siamo riusciti a fare le assemblee per spiegare che quota 100 era una boiata perché metà dei nostri vota Lega convintamente, e non siamo riusciti a fare una campagna seria mentre c'era il mainstreaming, lo ricordava benissimo Maria Luisa, sui migranti, perché il populismo vive dei nemici. C'è il populismo territoriale per cui il nemico è lo straniero, c'è il populismo dei sottoproletari, utilizziamo questa categoria sbagliatissima e non lo dico con spirito elitario, ma perché tra noi il lumpen proletariato l'abbiamo studiato cosa vuol dire e dove va, se non è governato dalla sinistra va a destra, tant'è che la partecipazione spaventa i democratici oggi, non spaventa Fratelli d'Italia, tanto per citare le periferie romane. E su questa difficoltà, per esempio sui temi migranti, siamo andati in difficoltà. Allora la scorciatoia che abbiamo scelto è quasi quella, senza dirlo, di essere confederali fuori e corporativi dentro, ok? Perché è la crisi di un pensiero strategico. La crisi di un pensiero strategico nasce perché quando sono egemonici gli altri, prima o poi l'egemonia te la mettono in pancia pure a te. Allora io condivido un punto politico di Maria Luisa, che costruire una capacità di partecipazione che esprime, dia visibilità e bisogni sociali è una precondizione per ridare dimensioni di massa alle varie forme della rappresentanza, che oggi è più parcellizzata, è più settorializzata e più monocolarizzata. Ma se al contempo che non fai questo non ti poni due temi contemporanei, uno tutto sindacale, di come allarghi la partecipazione. Quando io faccio la battuta sul modello scandinavo, non penso che dobbiamo diventare tutti scandinavi, perché io so che il mutualismo della cassa edile potrà andare bene anche per il terziario diffuso, le commesse di un negozio con due dipendenti, già tanto se hanno il contratto regolare, altro se hanno un'identità di classe, per essere chiari. Può andare bene sull'agricoltura, perché se il pulmino o l'acqua li diamo noi invece che il caporale, abbiamo fatto una cosa giusta. E non è magari una cosa che funziona, anzi non funzionerebbe nella grande fabbrica fordista o nel grande circuito di Francesca. Quando io dico però, mentre facciamo partecipazione ed espressione del sociale, poniamoci il tema di come allarghiamo la rappresentanza a quei lavoratori per cui la cassetta degli attrezzi è vecchia, e il mutualismo può essere in alcuni settori un pezzo, e aggiungo un sottotesto, e noi che siamo figli della Terza Internazionale forse dovremmo abituarci
che dovranno convivere nella stessa organizzazione sperimentazioni e forme diverse di rappresentanza rispetto a quella classe a cui siamo abituati. Poiché cambia il chi e i chi sono tanti, la parola d'ordine è unificante, ma gli strumenti per agganciare quei chi devono essere diversi. Ma mentre faccio emergere i bisogni sociali attraverso la partecipazione, mentre mi preoccupo io di parlare alla maggioranza dei salariati, lasciamo stare la tipologia contrattuale, che oggi è sotto i 15, o è nomade, cioè cambia. Nel terziario avanzato, la produzione culturale, la media di cambio di datori di lavoro è più alta che in edilizia. In edilizia un operaio cambia 4,6 datori di lavoro l'anno. Nella produzione culturale, dati Anica, è 6,8. Cioè vuol dire che un lavoratore a periodi non lavoro e quando lavora in quell'anno ha 6,8 datori di lavoro diversi. Ma quelli veramente li prendiamo con l'RSA o l'RSU? Ma guardiamoci in faccia. Dovremmo inventare forme nuove per dargli rappresentanza e magari saranno i nuovi delegati di bacino chiamati con un altro nome e magari saranno nuove forme di mutualismo sul sapere, sulla conoscenza o sull'incontro domanda-offerta per quei settori che hanno quelle caratteristiche. Ma mentre facciamo questo c'è il terzo punto: se fai esprimere il bisogno sociale, se allarghi la rappresentanza del lavoratore, una volta lo chiamavamo etero diretto, cioè colui che indipendentemente dal contratto non è l'imprenditore di se stesso, al di là della vulgata ideologica, se mentre non fai questo non provi a costruire, a contribuire a costruire anche in maniera dialettica un contenitore che dia rappresentanza politica, partitica, nelle forme nuove che questa parola oggi nel 2021, 22, 23 potrebbe individuare. Guardate, ci sono stati sindacati forti, ben organizzati, anche innovativi, ma che poi hanno trovato normale o il lobbismo, o quando va bene, o addirittura nelle forme neoperoniste, anche l'accettazione di restrizioni democratiche. Il sindacato argentino mai è stato forte sotto il peronismo, ma non penso che quello sia il nostro modello di società, dove la libertà di espressione dei mille bisogni, delle mille soggettività, da quelle sessuali a quelle generazionali, possano convivere in maniera aperta. Per questo io le metto tutte e tre come tre leve da agire. Una, quella del far nascere il bisogno dal basso, ma per me nel bisogno dal basso c'è anche i lavoratori organizzati da CISL e UIL, perché comunque sono 7 milioni di persone e non so roba poco. Mentre faccio questo, allargo le mura di Troia, e mentre faccio la prima e la seconda, mi preoccuperò che tanto la prima quanto la seconda abbiano poi una soggettività politica che è in comune su quel piano regolatore, in regione per la gestione del piano sanitario, al Parlamento italiano per il nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, in Europa per le nuove direttive sugli appalti, cito quattro cose emblematiche dello scontro capitale-lavoro, siano portatori. E qui vale, chiudo Carmelo, la famosa frase di Gramsci con la polemica a Togliatti del perché non gli ha mai mandato la lettera sulla famosa questione dei Trotsky e dei Kamenev. E lì Gramsci sa cavò con la battuta: caro Palmiro, comunque se non la poniamo passeranno 20 anni perché la questione si ponga. E a me il povero Gramsci non c'era al 20° congresso del PCUS e dei anni sono passati pure più di 20. Quindi comunque porre la questione, diceva Gramsci, è la precondizione per la discussione. Noi ormai non la poniamo nemmeno, diamo talmente irriformabile la rappresentanza politica, questo è il non detto, che non ci preoccupiamo di come, pur con le mille contraddizioni che riceveva Bonini, svolgiamo la nostra funzione, che una volta l'avremmo chiamata di orientamento e di egemonia. Io non rinuncio a una contronarrazione. E cito un esempio che di cui nessuno ha parlato. Uno è il 110 che diceva Giulio. Ma voi sapete che noi edili siamo riusciti a finalmente a far partire il dibattito pubblico come norma del codice degli appalti. E a Trento c'è stata in 2 settimane il più grande dibattito pubblico sulla tranvia di Trento, che è una delle opere finanziarie dal PNR, con quasi 4.000 cittadini. Lo sapete perché? Perché la Fillea è riuscita a convincere Giovannini, che per onestà era ben predisposto, come dire, a questa idea. Ma la dico con una battuta:
perché il sindaco di Trento, Gianni Selli, che fino a due anni fa era il segretario della Camera del Lavoro, e quindi quando là gli è stato posto il tema, c'è il dibattito, facciamo un dibattito pubblico, facciamo una sorta di Porto Alegre del PNR trentino, ha detto sì. Oh ragazzi, sarà una coincidenza, ma a Trento quello sta avvenendo. Poi il mainstream non ce lo fa raccontare, ma lì è stato prodotto un fatto politico che ha avuto un bisogno dal basso, una partecipazione, ma una soggettività individuale, questo è il limite, assolutamente, che l'ha tradotto sul terreno anche della rappresentanza politica. E quel piano è stato cambiato con 27 varianti rispetto al progetto, cioè è entrato con un modello e ha conosciuto 27 varianti. La più importante, lo sapete qual è? Che il piano degli orari della tramvia sarà basato non sui flussi del pendolarismo dei lavoratori, ma sui flussi del pendolarismo dei cittadini, che in questo caso sì, è un fatto positivo, perché se no la città dei 15 minuti, se non c'è i test e i bisogni del lavoro di cura delle donne e il diritto alla mobilità degli anziani, e lo fai solo con gli orari della fabbrica, fa un errore di esclusione e di limitazione nel tempo, che poi diventa, quando si corta il tempo del lavoro, anche i tempi di vita. Sono contento di aver infiammato il dibattito, continuate a essere concisi. Francesca, sì. Provo a dire delle cose, devo dire che cioè, ognuno parte da quello che ritiene centrale, ovviamente, ma avendo ascoltato la discussione, intanto la prima cosa, proprio delle cose flash, la prima cosa che mi viene da dire è che l'aver tolto il lavoro dal centro della discussione e dal centro della rappresentanza sociale, diciamo così, pubblica, della rappresentanza pubblica, diciamo, delle cose, non ha riguardato solo i partiti della sinistra. La FIOM, come sapete, come si sa, ha una storia di relazione con i movimenti, con le associazioni, con i movimenti sociali, a partire da Genova in poi, particolarmente importante e consistente. Io però mi è capitato l'anno scorso di essere invitato a più dibattiti per questo motivo, perché era il ventennale di Genova, no? E quindi di fare riflessioni da questo punto di vista. Poi c'è stato il 2010, tutta la fase in cui non eravamo firmatari di contratti, in cui appunto le relazioni sociali sono state particolarmente rilevanti, ma lo sono ancora e tuttora noi dove proviamo ad allargare questa partecipazione, anche se la crisi riguarda la politica, riguarda il sindacato, ma riguarda anche i movimenti sociali che nascono e muoiono e si rafforzano sulla base di singole vertenze, ma non hanno poi un processo. Ecco, io quello che mi è capitato da dire in questi dibattiti, tra le altre cose, è questa: il rapporto con la FIOM, che pure gli studenti hanno cercato, le associazioni hanno cercato, i centri sociali hanno cercato, e con cui siamo stati in relazione, non era per loro un rapporto con i metalmeccanici, era un rapporto con la FIOM, che riconoscevano come soggetto politico, ma quasi si dimenticavano cosa faceva la FIOM, perché la centralità del lavoro nei movimenti sociali non c'è stata. Negli anni passati, quando noi parlavamo dei temi del lavoro, loro venivano alle nostre manifestazioni per la FIOM, ma non perché riconoscessero l'attacco al lavoro come elemento. Secondo me è andato molto in là da questo punto di vista rispetto allo scontro che c'è stato, a come sono cambiate le leggi, la rappresentanza e tutto quello che è avvenuto in questi anni. Tant'è che è stato facile su questa base innestare una narrazione che dice vecchi contro giovani, diritti di chi non ce l'ha rispetto a quelli che ce l'ha. Perché è chiaro che sono, come diceva Maria Luisa Boccia, più i giovani precari, ma a parte che questi giovani ormai arrivano quasi a 50 anni, sono più precari perché in qualche modo sono entrati in questa fase di e sono entrati così e non ne escono più. Ma la precarietà da ogni punto di vista si è estesa in modo generale, e togliere i diritti a qualcuno significa toglierli a tutti, perché aumenti la concorrenza tra le persone, con quello che questo significa. Però la narrazione del giovani contro anziani rispetto alle pensioni, quando la CGIL pone al centro la questione della pensione di garanzia per i giovani, per fare un esempio, è la narrazione che è passata.
perché l'attacco, io credo, al sindacato, alla CGIL, intesa come tutti noi, che continuava a cercare di mettere al centro un'idea collettiva di rappresentanza del lavoro, non individuale. Quando sono cresciuti, quando si parla della grande fabbrica metalmeccanica, sì, ma la fabbrica metalmeccanica, che pure di tutte le dimensioni ovviamente, ma come sappiamo e come sa bene Caravella, di dimensioni anche molto piccole, ma ormai la grande fabbrica è piena di appalti e subappalti, quindi non c'è la dipendenza dallo stessa impresa, ma è piena di appalti e subappalti, con quello che questo significa, quindi è piena di una miriade di imprese di diverse dimensioni, ed è difficile per tutti costruire questa rappresentanza, perché su quella l'idea che ti dà di più il rapporto col padrone, con l'impresa, col padroncino, col padrone grande, è stata molto sostenuta dalle imprese, non solo mettendo le persone in competizione tra di loro, e la precarietà è stato uno strumento straordinario, ma anche dando tanti soldi, perché dare salario individuale ai lavoratori non contrattato e che ti rende diverso dal tuo compagno di lavoro nella busta paga, e che premia la disponibilità, e che in questo condanna le donne, perché le donne non sono disponibili a un orario così come capita agli straordinari, alla flessibilità continua, e quindi ha un effetto sul loro salario e sul loro percorso. Significa togliere risorse al collettivo, alla solidarietà, al riconoscimento delle professionalità, perché non è che le imprese sono quelle le risorse che mettono a disposizione e decidono come usarle, preferiscono usarle attraverso il salario individuale. Faccio questo esempio perché mi collego anche alle alte professionalità da questo punto di vista, che sono condannate, come una volta ha detto Claudio Sabatini, a una sorta di eterno presente, cioè tu hai l'idea che il rapporto col padrone ti dà di più perché tu sei bravo, perché ti paga, perché riconosce, però un secondo dopo non performi più e sei costretto continuamente in una condizione appunto di ricorso e di precarietà che superi solo dentro una logica, dentro una soggettività collettiva, non la superi nel rapporto individuale con l'impresa, e questo è il sindacato, ed è molto difficile, è oggettivamente molto difficile. Noi quest'anno dici che risultati hai portato? Io penso che noi stiamo portando dei risultati. Abbiamo rinnovato tutti i contratti con un atteggiamento molto favorevole da parte dei lavoratori. Abbiamo fatto le assemblee in continuazione, compreso per lo sciopero che nei metalmeccanici infatti è riuscito in modo significativo. Abbiamo resistito alle chiusure e trovato soluzioni, ma se tu porti ai lavoratori un buon contratto, soprattutto un buon contratto di secondo livello, non si iscrive al sindacato, perché danno per scontato che la Fiogli porti a casa il contratto, più che gli altri, la Fiome, quindi la CGIL. Si iscrivono al sindacato quando stabilizzi, per esempio, questa è la nostra esperienza, con le stabilizzazioni c'è l'iscrizione al sindacato, con un buon contratto si incassano se glielo porti cattivo, ma non è che ti promuovono perché gliel'hai portato buono, perché quello lo devi fare. Cioè non c'è l'idea da questo punto di vista che tu, quindi ti riconoscono perché da te che si aspettano che gli porti un buon contratto, ed è molto difficile da questo punto di vista. Io penso che il modello italiano, che pure va rivisitato per le cose che dicevamo prima, è il modello che ha retto di più, perché guardiamoci anche un po' che cosa succede all'estero. Il diritto di assemblea, delle 10 ore di assemblea, c'è solo in Italia. Perché in Germania hanno diritto a ore i lavoratori che stanno nel consiglio di sorveglianza, non l'insieme dei lavoratori, tanto per dirne una, che credo che sia una cosa che fa differenza. L'iscrizione al sindacato, quella in Italia, è la più alta, a meno che non fai come paesi nordici, in cui essere iscritto al sindacato ti fa accedere a dei diritti dalla disoccupazione, poi che non hai se non si iscrive, passano attraverso il sindacato, perché lo Stato gli ha delegato delle funzioni. Non sto dicendo se va bene o non va bene, sto dicendo che nella nostra Costituzione la iscrizione al sindacato è una libera, non ti porta dei vantaggi, e ti porta solo il vantaggio della partecipazione, dell'essere parte, del sentire la necessità di dare forza a una soggettività collettiva. E il modello nordico, che pure quel modello, non lo metto in discussione, però
fa sì che molto spesso io nei tavoli delle multinazionali, quando vengono chiamati al ministero, io mi trovo i delegati scandinavi che stanno dalla parte dell'azienda e che ti spiegano perché è giusto chiudere il tuo sito produttivo per salvare l'insieme delle cose. Cioè, le aziende si sono in qualche modo internazionalizzate, ma il movimento dei lavoratori no, e credo che questo sia uno degli elementi di maggiore fragilità che noi abbiamo, di maggiore fragilità. Noi non abbiamo la capacità di stare a quel livello dello scontro, che è un livello super nazionale da questo punto di vista. Noi non siamo attrezzati per quel livello dello scontro, e credo che questo sia un tema assolutamente, assolutamente rilevante. Io penso che per incidere nel cambiamento sociale in atto, naturalmente il tema che noi abbiamo è quello di rafforzare la coalizione, di comprendere le differenze nel lavoro e come dare una parità di diritti a diverse condizioni e alle differenze che ci sono, che è una cosa assolutamente, assolutamente complessa. Hai bisogno che i lavoratori abbiano delle risposte, ma le risposte non sono sempre che gli hai portato il contratto più bello del mondo, ma che ci hai provato a portarglielo rispetto agli obiettivi che gli hai detto che ti sei posto, che ci hai provato a portarlo, e che chiedi a loro se quegli obiettivi che hai portato sono sufficienti rispetto anche alla capacità di mobilitazione possibile che sono in grado di mettere in campo. Cioè, c'è un rapporto con la partecipazione, io su questo sono assolutamente convinta. O noi diventiamo ancora di più un elemento di luogo di partecipazione, allora si può influenzare anche sulla politica, diciamo, in modo significativo, e credo che questo sia una cosa importante. Sulle alte qualifiche risponde questa logica: c'è una convinzione che è l'impresa che ti tutela, ma non è così, te ne accorgi al primo elemento di debolezza che hai, o agli anni che passano, e basta averne 42 per essere vecchio, non è che devi aspettare chissà quale età. Io devo dire che noi stiamo facendo insieme a FIM e WILM la certificazione in modo endosindacale, diciamo, della rappresentanza nel contratto di Federmeccanica. La FIOM ha oltre il 50% degli eletti nell'RSU, quindi è votata da oltre il 50% dei 700.000 lavoratori che per adesso abbiamo preso che hanno votato nell'ultimo triennio. E tra questi ci stanno gli informatici, i tecnici, l'ST, quelli che fanno microelettronica e così via, come se ci stanno, e votano la FIOM, ma non si iscrivono, perché pensano che, come dire, non sentono la militanza dell'iscrizione. Ti votano perché sentono che tu li rappresenti nel luogo di lavoro in primo luogo, ma non si iscrivono perché non sentono la militanza dell'iscrizione. E io credo che questo elemento della militanza e di come appunto di come si stimola, diciamo, questo elemento, è una chiave che noi abbiamo assolutamente importante da dover porre al centro, perché non ci sono più automatismi di nessun tipo. E allora, quando le persone si sentono più fragili si iscrivono, quando li stabilizzi si iscrivono, altrimenti si aspettano che tu fai delle cose, e questo aspettare ti indebolisce, come dire, perché io poi sulla politica sono più debole, diciamo così, nel senso che non ho una grande passione da anni, diciamo, per la politica che si esprime, diciamo, per come si esprime, pur riconoscendone la necessità assoluta, quindi non, ma penso che il modo in cui noi abbiamo per condizionare la ricostruzione di una forza di sinistra è quello di dare forza ai contenuti che portiamo nella discussione. Io non ne vedo, sinceramente, allo stato un altro. So che questa è una discussione che attraversa la CGIL, attraversa tutti noi, non è una divisione tra destra o sinistra, diciamo, perché è trasversale, diciamo, questa discussione che c'è, perché tutti sentiamo la mancanza di una presenza parlamentare, diciamo così, e nelle istituzioni. Su come questo si stimola, ecco, io non credo che nei sindacati anglosassoni, in cui questo legame è tanto forte, abbiano salvaguardato meglio, per dire una cosa, una banalità. Penso che questa cosa ci continua a interrogare. Io continuo a pensare che la costruzione, il rafforzamento di un soggetto collettivo che è in grado di, come dire, di portare con forza le stanze che pone e di riconoscere la propria non autosufficienza, e quindi aprire i propri confini e doverci fare i conti, sia il maggior contributo che la CGIL può dare alla ricostruzione di un pensiero, di un'azione, di una pratica, perché pensiero e pratica devono andare insieme. Se queste due cose non vanno insieme, c'è un cortocircuito, diciamo così.
Cristian Cesena. Stavo riflettendo sulle ultime parole di Francesca. Io me la cavo con poco, nel senso che è chiaro che prima Alessandro ha detto una frase che mi ha colpito, che se il non detto è che siamo formalmente tutti rassegnati o convinti del fatto che l'attuale quadro politico o il quadro politico futuro non è cambiabile, non è emendabile in positivo, abbiamo un problema. Io dico che ce l'abbiamo sì, perché a quel punto lì vuol dire fondamentalmente nei fatti abdicare anche alla possibilità di cambiare in meglio la società, perché comunque i ruoli si giocano su fronti distinti e quando si sono mescolati non è mai stato un esempio di grossa positività oltre che di risultato. La riflessione banale che faccio è questa: noi siamo politici. Noi facciamo politica perché quello che noi trattiamo assolutamente è già di per sé politico nel senso etimologico del termine. Dopodiché è chiaro che la nostra visione politica deve tradursi, come veniva detto bene da Francesca, in una pratica, in un riconoscimento e in un risultato. Ora, io credo che aprire il più possibile i canali di partecipazione, ragionando di come presidiare i territori e con chi presidiare i territori, non è banale, perché anche noi dobbiamo essere capofila, secondo me, di un insieme sociale capace di parlare un determinato linguaggio, ma non può essere un insieme raccogliticcio in cui entra chiunque per fare numero, perché anche qua c'è il rischio di diluire o di perdere a fronte della quantità il valore della qualità delle cose che andiamo a dire. Dopodiché il rapporto funzionale con la politica ci deve essere e deve venire in maniera più possibile fluida. Cioè se tu sei in grado di dire cose intelligenti, di farti sostenere da più persone sulle cose intelligenti che dici, un'interlocuzione o se non c'è la trovi o contribuisci a costruirla. Quello che sta succedendo adesso è purtroppo una situazione in cui noi abbiamo difficoltà a parlare la stessa lingua anche di alcune forze politiche, passatemi il termine, non ne trovo di meglio, tradizionalmente ritenute di sinistra, soprattutto quando si parla di lavoro. Siamo di fronte a un mondo che non ha conoscenza reale o fa finta di non averla di quelle che sono i veri problemi e processi di cambiamento del lavoro. E quindi noi ci troviamo molte volte, e uso il termine di Francesca, in un cortocircuito comunicativo con queste persone, con questi soggetti che dovrebbero, tra virgolette, essere o garantire quantomeno una comprensione e, nella migliore delle ipotesi, una presa in carico delle problematiche che dal mondo di lavoro vengono. Noi abbiamo questa difficoltà che però, occhio, non è che perché siamo di fronte a quella che io chiamo una sorta di democristianizzazione, di ritorno delle forze di sinistra, noi possiamo pensare di non avere argomenti e temi che possano contaminare e cambiare lo scenario politico. Perché in questa maniera noi ci nasconderemmo dietro a un tema a noi molto caro, ma molte volte anche mal utilizzato, che è quello dell'autonomia. Cioè noi siamo fisiologicamente autonomi dalla politica e dobbiamo continuare a esserlo, ma quando i nostri temi incontrano alleanze, incontrano possibilità di poter costruire degli assi strategici importanti per ottenere dei risultati, noi lì non è che possiamo dire siamo autonomi, cioè o non pratichiamo quella strada, perché come dicevi bene tu, Caravella, prima, noi siamo misurati con molta più celerità da quello che riusciamo a portare a casa, perché probabilmente noi tradizionalmente siamo facce vere, non intermediate, abbiamo costruito la nostra organizzazione, passatemi il termine, mettendoci la faccia, i nostri delegati ci mettono la faccia, i nostri funzionari ci mettono la faccia. Quindi è chiaro che quando tu conosci automaticamente il tuo interlocutore o quello a cui tu hai dato mandato, è molto più facile che andarlo a cercare per chiedere conto. Questo io credo che sia, tra le altre cose, un valore. Quindi non abbiamo paura e non perdiamoci, secondo me, in una discussione che, come diceva bene anche qui Francesca, non è di destra o di sinistra, è una discussione molto interessante, che però deve essere fatta nella prospettiva,
Cioè, se noi ci rimettiamo adesso a guardare lo scenario deprimente, per non dire peggio, di quello che succede in questo Parlamento, è chiaro che ti passa la voglia, ma tu non hai in capo, come CGIL, non puoi permetterti di fare la gestione momentanea della realtà e delle questioni. Se vuoi campare altri 120 anni, secondo me devi avere una progettualità che guarda un futuro che va ben oltre l'attuale disastro parlamentare e politico che abbiamo in questo paese. Grazie Cristian. Francesco Sinopoli. Due spunti. Sarò breve anche perché è stato detto tanto. Noi in questi anni difficilissimi, gli anni della crisi economica, dell'aggravarsi della crisi politica e poi negli anni della pandemia, abbiamo messo in campo, a mio avviso, una visione programmatica e anche un pensiero strategico. Il fatto che sia mancata una rappresentanza politica nelle istituzioni capace di raccogliere quella visione programmatica e di contribuire a, in qualche modo, a realizzarla e a darle gambe, è questione che ci interroga ogni giorno e che naturalmente è aperta, nessuno la vuole negare. Il punto qual è? È che noi non siamo, a mio avviso, nella giusta direzione se crediamo che la crisi della rappresentanza politica nelle istituzioni si risolva, lo ripeto, con una scorciatoia, per cui si organizza un bel convegno in cui si chiamano le forze politiche esistenti e si dà a queste forze politiche la linea, piuttosto che decidiamo di mandare in Parlamento un gruppo di sindacalisti che farebbero sicuramente bene, come hanno fatto in questi anni, ma non risolverebbero il problema. Quello che voglio dire è che è talmente profonda questa crisi che senza una spinta dal basso non si risolverà mai. Per questo noi siamo protagonisti con le nostre scelte, poi anche di cambiamenti che dovranno avvenire, io spero avverranno nella sfera politica, nelle istituzioni. Certo che è un problema, ma la soluzione sta nella nostra capacità di riorganizzarci seguendo quelle che sono tutte le priorità che sono state indicate anche in quest'ultima ora di discussione, e avendo in mente che la ricomposizione del lavoro partendo dai territori non è una questione che può essere dichiarata, lo diceva Bonini, è una questione che richiede poi degli investimenti in termini di risorse e soprattutto la capacità di costruire poi strumenti di partecipazione per le delegate e i delegati, altrimenti è un'alchimia, un'astrazione che non corrisponde poi ad un'azione reale. Tutte le, diciamo così, riflessioni rispetto al chi rappresentiamo, no? Quindi al tema di come rafforziamo la nostra capacità di intervenire anche sulle alte professionalità, non sono nuove. Cioè, a me sembra che la cosa nuova di oggi non sia la nostra incapacità di interloquire con alcune professionalità, posto che ciascuna categoria in realtà ha trovato poi i suoi strumenti. Io penso a quella di cui sono segretario. Noi rappresentiamo, dopo grande fatica, dopo tante riunioni carbonare, i lavoratori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è una struttura privata, una fondazione in cui era impossibile entrare. Alla fine il bisogno di sindacato e naturalmente la capacità di proporre soluzioni ai problemi produce poi la rappresentanza anche di figure che magari, diciamo, istintivamente non si avvicinerebbero mai a un'organizzazione vista la propaganda degli ultimi 40 anni, no? Il pensiero che è diventato egemonico e che naturalmente ha dipinto ogni giorno il sindacato come una cosa inutile. Invece no, questo si fa.
Quello che invece, a mio avviso, non si fa abbastanza è come si ricostruisce una rappresentanza collettiva del lavoro, che sta nella dimensione confederale. È in questo intreccio, questo incrocio che fa di noi l'ultimo grande soggetto politico capace di ricostruire anche una rappresentanza politica nelle istituzioni, ma attraverso la sua azione quotidiana, attraverso la messa in campo su questo punto di pratiche di conflitto, perché poi un nodo che non si può eludere è come si realizza il conflitto oggi. Che cos'è il conflitto in questa società, come noi lo esercitiamo e come lo utilizziamo nella nostra pratica sindacale, come lo rendiamo disponibile dal punto di vista delle persone che si riconoscono nel sindacato e lo rendiamo fruibile e lo utilizziamo per i nostri obiettivi. Perché l'altro grande assente nel dibattito pubblico è naturalmente il conflitto sociale, che quando viene evocato viene bollato come addirittura eversivo e inaccettabile. Invece il conflitto è parte necessaria, insostituibile della democrazia, e quando manca è un problema. Ecco, penso che anche di questo ne dovremmo ragionare, perché poi non bastano ovviamente i pensieri di lungo periodo e i programmi strategici, ma noi, come diceva Fo, siamo organizzatori sindacali e dobbiamo dare gambe a questi programmi. Va bene, io prendo la parola solo per salutarvi, perché, come dire, un dibattito come questo non prevede conclusioni. Sarebbe inutilmente presuntuoso tentare di farlo. Però una raccomandazione voglio farvela. Dato che metteremo la registrazione sul sito di questo dibattito, vi pregherei di riascoltarlo, magari confrontandolo con qualche dibattito politico che vedete in televisione. Perché credo che avrete la soddisfazione, perché io questa la chiamerei soddisfazione, di vedere che c'è un più di passione, di capacità di passione politica in tutti gli interventi, che non solo nobilita la famosa parola CGIL, ma che rende almeno me francamente un po' più, mi ha dato un po' più di speranza sugli esiti della conferenza di organizzazione di quelli che onestamente non avevo quando ho organizzato questo dibattito. Quindi, perché poi, ripeto, allora che ognuno di noi è una persona al di là delle organizzazioni, il ragionamento è che quel più di passione è una spinta che, come dicevate tutti, con diversità di accenti, che è bene, anzi, che riascoltate e in qualche modo ne facciate tesoro, perché credo che la sintesi sia più vicina, non la faccio io perché sarebbe del tutto improprio, è più vicina di quanto non si pensa, proprio perché quella passione avvicina molto chi pensa di costruire, ricordando sempre che c'è sempre un passaggio. Per rappresentare devi costruire capacità sia di far conflitto, sia di ottenere risultati. Questo in realtà c'era in tutti gli interventi, in misura, come dire, da ognuno potrà riconoscerla, e credo che questo ci faccia superare anche quella difficoltà enorme che ognuno di noi sente nella sua capacità di rappresentanza, ma anche nella capacità di dialogare con tutto ciò che la politica rappresenta e che in questo periodo ci rende spesso poco fiduciosi. Grazie a tutti e arrivederci. Mille, buona serata a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao, un abbraccio.